Allora, se ci sediamo riusciamo a dare subito la parola al direttore per l'appello. Cominciamo. Lozzi, all'abisso, ariano, biondo, candigliota, carlone, cerquoni, ciancio, dichiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Bene, 12 presenti più la Presidente e 12 assenti, i giustificati ce ne sono due, sono Antonio Principato e Alessandro Cunnella. Allora, sì, abbiamo tre interrogazioni oggi, purtroppo vedo che mancano gli interroganti, quindi dovremmo avere l'interrogazione numero 51, la 53 e la 45. Sì, lo vedo. Quindi procediamo direttamente con la 51, perché mi era stato anche richiesta. La regola è la 51 la prima, quindi la 51 può essere risposta. Lascio subito la parola all'illustratore dell'interrogazione. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Lozzi. Sì, l'interrogazione riguarda nuovamente un tema che abbiamo già avuto modo di affrontare insieme, non solo in questo Consiglio, ma anche fuori di qui. Ed è una cosa, a mio avviso, molto importante, perché, come sapete, nel nostro territorio da qualche tempo a questa parte, in maniera più frequente e prepotente, mi viene da dire, assistiamo ad atti di intimidazione, di violenza da parte di forze di stampo neofascista, di gruppi organizzati di estrema destra e rispetto alle quali abbiamo anche visto negli ultimi mesi sui giornali diverse inchieste e alcune notizie rispetto alle indagini anche dei carabinieri e dei ROS, che appunto faranno i dovuti approfondimenti. Però, come ben sa la Presidente, perché ha anche partecipato ad una manifestazione a Piazza Re di Roma insieme a noi, a Via Taranto sono stati occupati dei locali dell'ATER da parte di Forza Nuova. E oltre a questo, la cosa che ci preoccupa particolarmente è che all'interno di quei locali vengono svolte delle attività dichiaratamente discriminatorie, perché vengono distribuiti generi alimentari solo per gli italiani, sono state fatte alcuni gesti intimidatori nei confronti dei commercianti extracomunitari di quella stessa strada e appunto nella manifestazione che abbiamo fatto insieme l'11 novembre a Piazza Re di Roma, anche con l'ANPI e con altre associazioni del territorio, alla quale la Presidente del Municipio giustamente è intervenuta, in risposta a quella manifestazione Forza Nuova ha fatto in quella giornata, come vi ricorderete, una contromanifestazione a Via Taranto, un presidio contro le forze antifasciste e quindi diciamo contro la Costituzione del nostro Paese, e ha attaccato in giro per Piazza Re di Roma in maniera provocatoria moltissimi manifesti abusivi.
rispetto ai quali con la Presidente del Municipio ci siamo impegnati a eliminarli velocemente, non solo appunto perché abusivi, ma anche perché offensivi dei valori della Carta Costituzionale. Oltre a questo, successivamente è stata fatta, a seguito di quella manifestazione, un'iniziativa con la giornalista Federica Angeli, che tutti voi conoscerete e che è una delle prime che ha scritto su Repubblica e sui giornali le inchieste che riguardano gli affari illeciti di Forza Nuova. C'è stata un'iniziativa il 23 novembre a Via La Spezia, a pochi passi da Via Taranto, e anche in quell'occasione sono stati attaccati in giro per il quartiere moltissimi manifesti abusivi, anche in questo caso provocatori e lesivi, diciamo, della libertà di espressione di una giornalista. C'era un parlamentare, eccetera. E a questo punto, diciamo, noi proprio perché questo è un tema sul quale io credo non ci possano e non ci siano differenze tra di noi all'interno di questo Consiglio, e perché ci tengo a precisare, non si tratta di una richiesta di violare la libertà di espressione di gruppi organizzati che la pensano diversamente dal Partito Democratico. Qui si tratta semplicemente di stabilire quali sono i limiti invalicabili dei valori della Costituzione. Noi crediamo che queste organizzazioni siano assolutamente contrarie alla Costituzione, che stiano portando avanti un'azione violenta, prepotente, arrogante, discriminatoria nella nostra città e non solo nel nostro quartiere, e quindi su questo, come rappresentanti dei cittadini, noi crediamo di doverci interrogare. E quindi le domande che vogliamo fare oggi alla Presidente, che ringraziamo nuovamente per essere qui, sono innanzitutto se a seguito della manifestazione dell'11 novembre, così come avevamo promesso, sono state messe in campo delle azioni straordinarie della polizia locale per rimuovere i manifesti abusivi, se in generale sono previsti interventi straordinari da parte della polizia locale per rimuovere i manifesti abusivi di stampo fascista e discriminatorio su tutto il territorio municipale, che ogni giorno voi potete vedere per le strade, se ad esempio possiamo fare alcune verifiche, perché all'interno dei locali di Via Taranto appunto vengono distribuiti generi alimentari, e appunto mi rivolgo anche all'assessore, su questo forse dovremmo fare delle verifiche rispetto ai prodotti che vengono distribuiti, perché immagino che non ci siano delle licenze per poter distribuire prodotti, e quindi su questo io penso che la polizia locale e quindi il municipio qualcosa, seppur nel limite delle nostre competenze, possiamo fare, e quindi più in generale quali azioni possiamo pensare di mettere in campo da parte non solo della Presidente del Municipio ma di tutta la Giunta, per ribadire che appunto coloro che utilizzano metodi razzisti e violenti non possono avere cittadinanza nel nostro municipio e nella nostra città. Grazie. Allora sì, lascio subito la parola all'assessore. Grazie Presidente, gentili consiglieri, come avete potuto notare, visto che c'è anche la Presidente, si è messa immediatamente in moto ed ha partecipato anche alla manifestazione di Piazza Re di Roma. È un argomento che noi sposiamo in toto rispetto a quello che è stato detto, perché molto sensibili all'argomento, quindi c'è tutta la nostra partecipazione e la nostra proattività affinché questi atti vengano in qualche maniera debellati e fatti e messi all'attenzione delle forze dell'ordine. Come tutti noi sappiamo, dai media e da quello che avvertiamo tutti i giorni, c'è una tensione e un aumento di questi tipi di interventi che non piacciono, soprattutto perché per come anche vengono fatti, per l'intimidazione che danno nei confronti dei cittadini. I media a questo mettono anche risalto un po', anziché dare soltanto l'informazione, fanno sì che scateni, secondo me, delle parti interiori delle persone che in questo momento vivono anche un disagio sociale, e reagendo in maniera non consona a quello che forse poteva essere, ma che è contro la loro volontà, ma vista anche la situazione del momento, li spinge a fare delle cose che forse interiormente non vorrebbero fare.
Tornando al discorso dei locali di via Taranto, prontamente la Presidente, Vicepresidente, tutti ci siamo interessati e abbiamo comunicato appunto alla proprietà Ater che locali erano stati occupati e che era loro dovere intervenire e avvisare le forze dell'ordine a procedere per eventuale esproprio o altre attività. Abbiamo comunicato appunto anche alle forze dell'ordine con atti già a partire dal 14 di settembre e successivamente la Presidente risponde anche ad un'interrogazione fatta dalla consigliera Giulia Tempesta in Assemblea Capitolina. Questo per ribadire che c'è massima attenzione, la polizia locale è intervenuta sotto nostra spinta a far rimuovere i cartelli. C'è una massima disponibilità da parte nostra, quindi nel caso dovesse ancora succedere siamo disponibili a far intervenire le forze dell'ordine. Se ne è discusso anche durante l'osservatorio sicurezza in passato di questo argomento, anche se non fa parte del tavolo, però tutte le forze dell'ordine, sapendo anche quello che sta accadendo nel 10° municipio, sono allertate e per questo noi siamo disponibili e condividiamo tutto quello che è stato scritto. Questo è quello che mi tiene da dirvi e aggiornarvi, quindi in maniera trasparente. Grazie. Allora, come già richiesto e accordato col direttore, lascio la parola un attimo alla Presidenza perché siamo anche nei 10 minuti di intervento della Giunta, quindi voleva credo fare un paio di osservazioni. Buongiorno a tutti, intanto no, è un'integrazione rapida che credo che possa essere utile a tutti, cioè sarebbe importante che come Consiglio e Giunta lavorassimo insieme per cominciare a coinvolgere i giovani del territorio in maniera attiva su una campagna informativa di quanto sono dannosi queste tipologie di recrudescenza, queste tipologie di interventi che vengono posti in essere. Come sappiamo c'è stato anche un attentato alla caserma dei Carabinieri rivendicato dalle forze anarchiche, quindi io sono a completa disposizione vostra se vogliamo anche organizzare dei consigli aperti sulla tematica, invitando le scuole, andando anche nelle scuole. Io mi rendo assolutamente disponibile perché penso che dobbiamo parlare con i giovani, raccontare cosa sono stati il periodo del fascismo e quant'altro e far capire loro che non è quello il sistema per ribellarsi al periodo di crisi che stiamo vivendo, ma la solidarietà tra tutti è l'unico modo per poter uscire da questa situazione di crisi che in questo periodo l'Italia sta vivendo. Quindi volevo dirvi questo, mi farebbe piacere se cominciaste tutti insieme a lavorarci e a organizzare una cosa del genere. Grazie. Sì, la parola alla consigliera Biondo. Grazie mille, posso dirmi parzialmente soddisfatta e vi ringrazio perché non era per niente scontato, diciamo, che oggi diceste le parole che ha detto l'assessore, ovvero che riconoscete anche voi che c'è un peggioramento della situazione dal punto di vista della vita democratica del nostro territorio. Mi fa piacere sapere che a seguito dell'11 novembre le forze di polizia sono intervenute. È chiaro, il personale è quello che è e purtroppo invece i manifesti abusivi nel nostro territorio sono tantissimi, ma noi vi chiediamo di dare priorità all'eliminazione dei manifesti abusivi di stampo fascista e vi chiediamo anche la possibilità di mandare la polizia locale a via Taranto appunto per controllare che l'erogazione di questi alimenti venga fatta secondo delle norme, cosa che a noi ad oggi non risulta. Grazie. Bene, passiamo alla prossima interrogazione, cioè l'interrogazione 53 a firma della consigliera Cerconi e quindi lascio la parola subito. Sì, consigliera Poi. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessori, mi permetta di fare gli auguri al consigliere Carlone perché oggi è il compleanno, quindi visto che... Auguri. E quindi auguri da assolutamente parte sì. Anche io lo faccio. Che è vero, un augurio, non si un poteva augurio fare, ho rubato un minuto all'interrogazione. Assolutamente sì. Allora, la questione, l'interrogazione orale a risposta urgente, ringrazio Presidente e Assessori presenti oggi, è noto a tutti ormai da qualche tempo, dopo diversi articoli di giornale, sono emerse
delle presunte, ho scritto nell'interrogazione, perché finché non vengono accertate da un tribunale non siamo di certo noi giudici che possiamo, né tantomeno personalmente sono stata all'interno, non potendolo fare, dell'appartamento, ma presunte torture su animali in un appartamento sito in via Lavinio. L'interrogazione è molto chiara, chiedo delucidazioni in merito, chiedo se effettivamente ci siano state degli interventi da parte del municipio. L'interrogazione è del 1° dicembre, ovviamente sappiamo che ieri ci sono stati degli interventi, quindi se le interrogazioni servono anche ad un sollecito, ben venga. È evidente che la situazione è una situazione molto critica, è una persona che, a quanto risulta dagli atti e da fonti giornalistiche che ho riportato nell'interrogazione, viene seguita dagli assistenti sociali, e alcuni giornali hanno riportato anche di sevizie e torture su animali, e da questo punto di vista è ovviamente, come saprete tutti, anche un reato penale. Nel mese di giugno è avvenuto un primo sgombero, cui sono stati appunto rinvenuti questi felini, ma oltre ai felini c'era una situazione, diciamo, di emergenza sociale, diciamo, di accumulo di rifiuti che sono stati poi portati via, in quel caso a carico degli stessi condomini, che negli anni hanno portato avanti una battaglia soprattutto per il decoro. Questo è quello che viene chiesto, quello che viene chiesto è semplicemente alle azioni che sono state previste dal municipio, i tempi di intervento, ma soprattutto delle soluzioni che non siano solo a tampone, perché anche nel giugno scorso è stata fatta un'azione, è stato fatto, diciamo, un sopralluogo con poi una pulizia generale, per poi però ritombare nello stesso problema. Quindi questa è l'interrogazione e, insomma, gradiremo una risposta. Grazie. Sì, assolutamente. Grazie consigliera, anzi la ringrazio per aver fatto questa interrogazione, così mi dà modo anche in consiglio di poter spiegare questa situazione che non va avanti da mesi, ma va avanti da 28 anni. La signora è conosciuta sia dai servizi sociali che dal DSM da circa 28 anni. È assolutamente seguita regolarmente dai servizi sociali, ma il problema fondamentale è che, come voi sapete, un servizio sociale non può essere erogato in maniera impositiva, nel senso forzosa, ma deve essere accettato e accolto da chi si trova nella situazione di disagio. Quindi le nostre assistenti sociali per anni hanno avuto estrema difficoltà ad entrare in contatto con la signora, ad andare a verificare all'interno dell'immobile le sue condizioni. Lei ne ultimamente ha anche diffidato formalmente i servizi sociali da porre in essere qualsiasi intervento relativo al servizio sociale nei suoi confronti. Il DSM da par sua non ha mai riconosciuto formalmente la pericolosità sociale né per se stessa né per gli altri della signora. Come sapete, la legge Basaglia è abbastanza stringente da questo punto di vista nell'imporre trattamenti sanitari obbligatori a chi non viene riconosciuto pericoloso, e questo è un po' il pregresso fino a giugno, quando ci si accorge che il problema non è solamente legato all'accumulo compulsivo di materiale all'interno dell'immobile, cosiddetto barbonismo domestico, ma la signora è uso comune che vada in giro a raccogliere gatti per portarli a casa. Il maltrattamento non è collegato a sevizie nei confronti dei gatti, ma la signora li accoglie in casa, ma poi non gli dà né da mangiare né da bere, quindi viene da sé che il maltrattamento è quello, e logicamente nel tempo il non mangiare, il non bere porta alla morte di questi animali. C'è un procedimento penale in corso per questa cosa, ed è proprio grazie all'intervento della procura che nel mese di giugno si è riuscito a fare il primo intervento. Nel 2014 c'era stata un'ordinanza, una determinazione dirigenziale del Dipartimento di Salute, di igiene ambientale e di salute ambientale del comune, che però, come è uso comune,
a Roma dava mandato all'ufficio sociale e all'ufficio tecnico di intervenire, allora, prima all'amministratore di sostegno, perché la signora ha anche un amministratore di sostegno, di procedere alla bonifica dell'appartamento, in caso lei non fosse, dava mandato al municipio. Io ho verificato, gli assistenti sociali hanno come sempre cercato di fare il loro intervento non riuscendo ad entrare, l'ufficio tecnico non aveva i fondi, perché voi sapete benissimo che non abbiamo fondi, capito, il bilancio municipale per fare delle bonifiche, tanto più all'interno di immobili privati, e quindi il problema è andato avanti anche fino a giugno, dove i condomini si sono autotassati e sono intervenuti per la prima bonifica. In quel caso noi come assistenti sociali eravamo sempre presenti, il DSM anche a giugno non ha ritenuto fondamentale di procedere a trattamenti sanitari obbligatori. Da quel momento in poi, insieme al comandante della polizia locale del settimo gruppo, abbiamo cercato più e più volte di coinvolgere procura e quant'altro per arrivare e per venire a una soluzione definitiva. Quindi è da giugno che stiamo lavorando a quello. Nel frattempo c'è stato l'assegnazione di un appalto che riguarda le bonifiche di materiale all'interno di edifici pubblici, ma siamo stati autorizzati in danno anche ad intervenire all'interno dell'appartamento della signora, perché c'era un'ordinanza specifica della procura che ci permetteva di farlo, e quindi noi come municipio abbiamo messo a disposizione sia la ditta per la rimozione del materiale che nel frattempo si era riaccumulato, fortunatamente non nelle quantità di giugno, abbiamo messo sempre a disposizione gli assistenti sociali, ma quella ieri il 12 mattina la signora era uscita anticipatamente, come fa molto spesso, dall'immobile, quindi non l'hanno trovata, ma quando è rientrata, siccome la sindaca aveva firmato un'ordinanza sulla quale consentiva di fare un ASO, quindi un accertamento sanitario obbligatorio, però quando la signora è rientrata verso l'una e mezza, il DSM non ha ritenuto di doverla prendere in quel momento e fargli l'accertamento sanitario obbligatorio, si sta organizzando con il legale che la segue per farglielo, credo, in questi giorni. Il problema principale è che noi stiamo anche scrivendo al giudice tutelare, perché è il giudice tutelare, visto che c'è stata invece un'ulteriore perizia adesso depositata agli atti della procura e del quale il procuratore ci ha reso noto, che la dichiara invece pericolosa per se stessa e per gli altri proprio per la patologia che lei ha, e quindi stiamo insistendo sulla base di questa nuova perizia affinché il giudice tutelare prenda in mano la situazione e magari avvii il percorso di interdizione, così che una volta stabilita una tutela nei suoi confronti è più facile entrare, verificare e controllare regolarmente lo stato dell'arte. Io, se mi consentite, per un altro minuto volevo spiegarvi. Allora, noi come municipio ci troviamo sempre in seria difficoltà, perché tutti gli enti, a partire dagli organi dipartimentali del comune, alla ASL e quant'altro, quando si tratta di queste cose, la prima cosa che fanno, scrivono una nota, un'ordinanza, lo fa il municipio, senza che mai ci si sia messi seduti a un tavolino e aver dato modo ai municipi di avere gli strumenti necessari per intervenire in questi casi. A livello mediatico è stata rilanciata questa situazione e improvvisamente tutti, in maniera molto veemente, volevano partecipare a questo intervento, tantissime persone. Però ci tengo a far presente che ad esempio nello stesso giorno alle 11 era previsto un tavolo per un protocollo d'intesa, perché noi abbiamo altri 39 casi nel territorio di barbonismo domestico, un tavolo per venire a un protocollo d'intesa col Dipartimento, il Municipio e la ASL per capire come agire in tempi rapidi e non arrivare a situazioni critiche. Beh, a quel tavolo quel giorno c'era solamente il municipio, si è presentato il DSM, che tende però sempre a scaricare sul municipio, il dipartimento non si è presentato, quindi questa dimostrazione che forse ancora gli uffici in generale, gli enti in generale, non hanno capito che per risolvere i problemi non si può continuare a fare a scarica barile per lavarsene le mani, ma bisogna prendere coscienza del problema, mettersi seduti e ognuno assumersi le proprie responsabilità. Noi lo stiamo facendo e stiamo cercando di sollecitare gli altri affinché facciano lo stesso. Grazie. Sì, consigliera Cercone. Allora, intanto ringrazio il Presidente, e quindi in realtà attualmente abbiamo fatto un passetto avanti, diciamo così, abbiamo una perizia, per ricapitolare, una perizia che dichiara la pericolosità, siamo
in un percorso verso l'interdizione del soggetto, la stiamo chiedendo, un percorso che parliamo sempre, guardi, mi dia due secondi, perché in realtà quando poi si parla sui giornali, si dice, non si dice, in realtà noi parliamo di una persona che ha dei disturbi, ha dei problemi, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, quindi anche a volte quando facciamo l'interrogazione utilizziamo certi termini, in realtà ho tentato, per quanto mi riguarda, il più possibile di rimanere asettica rispetto ad una considerazione personale che lascia in realtà il tempo che trova, quindi vengono in realtà nell'interrogazione riportati pezzi di articoli di giornali e non erano valutazioni personali, lo dico perché poi ci dobbiamo rendere conto che il soggetto finale è sempre e comunque una persona che sta compiendo un reato e allo stesso tempo in qualche modo si infligge un'autopunizione, perché il barbonismo domestico poi è effettivamente un problema. Detto questo, effettivamente lei ha colpito un tema importante, che è quello del rapporto tra municipi e comune, il dipartimento e anche la regione, ma in questo caso in realtà l'ente diciamo più prossimo ci potrebbe dare una mano è sempre il dipartimento, ci sono degli assessori di competenza per ogni settore e io le rinnovo, anche se sta facendo bene immagino il suo lavoro e sicuramente alzerà la voce nei termini e nei momenti in cui è utile alzarla, che nel momento in cui il dipartimento non si presenta, forse una chiamata ed un sollecito a chi di dovere sarebbe idoneo, perché poi effettivamente i problemi che escono e che emergono dal territorio cadono sempre e vengono sempre discussi e rimandati in questo municipio. Per il resto, per il momento mi ritengo soddisfatta, se tra due mesi diciamo ci ritroviamo davanti lo stesso problema forse mi troverò costretta in qualche modo a sollecitare anche l'azione del municipio verso gli enti che sono appunto preposti a farlo. Grazie. Bene, allora l'ultima interrogazione a firma del consigliere Toti. Lascio direttamente il consigliere. Sì, leggo l'interrogazione urgente che è particolarmente precisa, vuole, perciò se ci cita anche l'argomento, sì, problema, grazie. Sì. Allora, richiesta intervento urgente nell'istituto Stabilini, nel parco della biblioteca comunale e nel parco skateboard adiacente. Premesso che lo stato di degrado nelle immediate vicinanze dell'istituto comprensivo Stabilini, sito in via Stabilini 19, che comporta il transito obbligato per l'accesso di genitori e alunni tra contenitori di vetri rotti, sterpagli e immondizi di varia natura, i genitori riferiscono una completa assenza di interventi di pulizia negli ultimi mesi. Che la zona attrezzata adiacente all'istituto Stabilini, il parco skateboard, frequentato da adolescenti provenienti da numerosi quartieri limitrofi fino a giugno 2017, versa oggi in condizioni preoccupanti. Le concavità delle rampe è divenuta un deposito di rifiuti e il sito ha cessato di essere un luogo di aggregazione giovanile, divenendo piuttosto un ritrovo notturno di soggetti particolarmente molesti per il riposo dei residenti. Che l'area verde di via Leonardi, in cui si trova la biblioteca comunale di Cinecittà Est, denominata la Casa dei Bimbi, il cui ingresso è sito a pochi metri dall'istituto Stabilini, ormai invasa da bottiglie rotte, deiezioni canine, altri materiali abbandonati dagli avventori notturni, poco visibili a causa dell'erba alta. Si segnala inoltre la mancanza di contenitori per i rifiuti e lo stato di abbandono di panchine e recinzioni. Risulta evidente che i frequentatori notturni abbiano facile accesso da quello che era il cancello d'ingresso divelto. Si interroga l'assessore competente circa l'impegno e le tempistiche necessarie affinché cessi lo stato di degrado dell'area sopra descritta per mezzo di una bonifica ambientale completa, l'impegno e le relative tempistiche affinché venga definito e codificato un intervento periodico certo e strutturato di manutenzione e di rimozione di rifiuti e deiezione umane e canine da parte di AMA
la cessazione permanente urgente dello stato di pericolo sanitario presente nell'area tramite bonifica periodica e disinfestazione. Ecco, voglio dire che l'area esterna rispetto a, ecco, la piazza e la strada che costeggia il CSA non c'è stato ultimamente nessun intervento. C'è poi, e lo voglio sottolineare, lo stato di difficoltà in cui versa la scuola, il tetto della scuola media, aula informatica, c'è stato solo un sopralluogo da parte del municipio, ci sono ancora infiltrazioni, un'aula è inagibile, il campo polivalente della scuola elementare e della scuola media sono inutilizzabili. Ecco, questo per ribadire veramente lo stato di precarietà dell'area e per cercare, ecco, di dare delle risposte urgenti a questo stato di cose. Sì, lascio la parola all'assessore. Allora, buongiorno a tutti. Rispondo io anche se parte delle tematiche non sono di mia stretta competenza, in particolare per quanto riguarda il tetto della scuola non so che dire. Sì, no, so che la situazione è abbastanza malandata. Purtroppo devo fare un passo indietro rispetto a questa vicenda. Lo skate park era stato realizzato dal defunto assessorale Dipartimento alle Periferie. Quando il Dipartimento è stato sciolto, è stato trasferito al Dipartimento Ambiente, però in maniera abbastanza impropria. Io mi sono confrontato con i responsabili dell'ufficio aree ludiche e loro mi hanno detto che sostanzialmente questa roba gli è un po' piovuta tra capo e collo, senza che avessero né le competenze né l'organizzazione né la struttura per gestirle. Quindi adesso stiamo ragionando insieme al Dipartimento su come venire a capo di questa matassa abbastanza intricata. Loro ci hanno risposto che la pulizia e lo spazzamento non è di loro competenza, perché non è stato dato incarico al servizio giardini e la manutenzione dello skate park. Quindi dovrebbe farlo AMA, che però a sentir loro nemmeno loro hanno una competenza diretta. Noi a questo punto abbiamo fatto una lettera mettendo in copia Dipartimento, Assessorato e AMA e abbiamo chiesto: intanto che non si risolve questa cosa, fate la pulizia periodica, perché c'è un problema di sicurezza e di igiene delle persone che utilizzano intanto quel corridoio per arrivare alla scuola, ma in generale che lo frequentano. Sulla biblioteca Casa dei Bimbi, l'area verde, è stato fatto un intervento a cura del municipio stesso di manutenzione del verde e ripristino delle attrezzature, dopodiché pochi giorni dopo c'è stato un nuovo danneggiamento vandalico, perché i cancelli non vengono chiusi, perché non è stata mai prevista una procedura di apertura e chiusura dei cancelli come c'è per le altre ville storiche. Per questo la collega De Santis ha preparato e abbiamo votato una memoria di giunta per chiedere al Dipartimento e all'Assessorato Centrale che questa apertura e chiusura venga prevista e venga inserita in un futuro bando di gestione della chiusura delle ville storiche, anche se non è una villa storica. In realtà nel municipio ci stanno diverse situazioni con recinzioni totalmente inutili, perché poi i cancelli vengono lasciati chiusi, uno fra tutti il Monte del Grano. Comunque nei prossimi bandi, visto che in quello che è stato fatto recentemente non rientrano, bisognerà inserire anche queste strutture. In più stiamo vedendo un pochino la possibilità di percorrere l'idea di una videosorveglianza notturna, perché questi fenomeni di degrado non possono essere gestiti con la vigilanza da parte della polizia locale, perché non ha persone e mezzi a sufficienza. Quindi, come in altre situazioni, stiamo valutando la possibilità di installare delle telecamere per appunto
impedire queste frequentazioni notturne che poi finiscono col produrre degrado e fastidio per gli abitanti. In sostanza è un percorso in cammino, perché non c'è una soluzione rapida e veloce prevista dai regolamenti per questa situazione. Semplicemente quello che ci siamo ritrovati è una cosa in stato di semi-abbandono, senza che nessuno fosse titolato a metterci mano, e su questo stiamo lavorando. Consigliere Toti. No, l'assessore è stato molto chiaro nel ribadire lo stato purtroppo di abbandono in cui versa l'area. Voglio dire, la villa non viene chiusa, la villa e la mancanza di videosorveglianza. Io ecco, voglio ricordare all'assessore che l'altra sera, tornando a casa, Villa Lazzaroni chiusa tutti i cancelli con esclusione di uno importante su via Tommaso Fortifiocca, alle 9:30 ancora è aperto. Cioè, veramente questo dell'apertura e chiusura anche delle ville storiche è un discorso, anche questo, penso e vedo, più che penso, difficile. Comunque è chiaro che di fronte anche alla risposta dell'assessore non posso che definire la mia insoddisfazione rispetto, più che la risposta dell'assessore, allo stato delle cose, perché l'assessore poverino più di questo non poteva dire, però ecco, rimane uno stato fortemente precario e che va chiaramente sistemato, assessore. Bene, allora possiamo proseguire, grazie assessore, la possiamo liberare. Allora, prima di iniziare con gli atti all'ordine del giorno, vorrei nominare gli scrutatori, che saranno oggi la consigliera La Zazzera, il consigliere Guido e la consigliera Cerquoni. Allora, aspettate che prendo nota. Bene. Iniziamo subito allora con la proposta di deliberazione avente ad oggetto riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 del TUEL, derivante dalla sentenza numero 43272 del 2015, emessa dal giudice di pace di Roma, sezione sesta civile, per risarcimento danni causa buca sinistro avvenuto il 6 novembre del 2012. Percorrendo con l'autocarro via Publio Rutilio Rufo, del signor Massimiliano Dominizzi, per un importo di 2.265,58 €. Lascio la parola al consigliere Pompei per l'illustrazione. Sì, l'abbiamo esaminata. Innanzitutto buongiorno signori, buongiorno presidente, grazie per la parola. L'abbiamo esaminata proprio ieri in commissione e in effetti l'importo, facciamo prima una premessa di carattere generale. L'importo è minimo, 3.000 euro per un danno, tutto sommato va bene, l'accettiamo. Il problema però che ci si pone, che ci si è posto ieri in commissione, per questo abbiamo fatto una nota, è questo: che ci arrivano questi debiti fuori bilancio e dove, se ci si chiede il parere della commissione, vorremmo avere qualche documentazione in più. In questo, che cosa dico in effetti? Si dice che un camion ha preso una buca, ma innanzitutto è vero, è stato accertato dai vigili, esiste un verbale dei vigili, esiste qualcosa? La prima domanda. La seconda domanda è: a un certo punto c'è stata una sentenza del giudice di pace, ma il giudice di pace, mi chiedo, l'avvocatura si è costituita, non si è costituita? Perché di solito la mancata costituzione provoca la soccombenza della parte convocata, per cui ora ripeto, la cifra è minima e qualsiasi altro accertamento costerebbe all'amministrazione comunale più di quello che adesso è sborsa, però per importi maggiori sarebbe forse il caso, per il futuro, che le cose, se debbano arrivare in commissione e poi in consiglio, arrivassero corredata della documentazione necessaria, anche perché ripeto, un controllo di legittimità di tutta la filiera decisionale sarebbe a mio avviso indispensabile. Tutto qui. Grazie Presidente. Sì, ci sono interventi? Consigliere Carlone.
Buongiorno a tutti e grazie per gli auguri, ci facciamo più vecchi. E condivido a pieno quello che il Presidente ha espresso, ha dichiarato in questo momento. E nella Commissione, in effetti, si è un po' andato un po' a fondo alla questione, perché sicuramente ci sarà stato l'intervento e l'accertamento dei vigili urbani per quanto riguarda l'accertamento sul posto della buca. Però io mi pongo pure un altro interrogativo: la buca da chi è stata provocata? Da qualche ditta che ha fatto i lavori? Quindi, cioè, la responsabilità, se pure il giudice ha emesso una determinata sentenza, quantomeno la determinazione di questa sentenza doveva essere illustrata anche alla commissione, che poi ti deve dare il parere. Non essendoci questi atti, praticamente noi siamo costretti a dire tutti quanti va bene, però non è giusto, anche se sono 2.000 euro, che è una cifra non irrisoria, ma comincia ad essere importante, ma ci sono altri casi che le cifre vanno al di sopra di queste 2.000 euro e vanno cifre abbastanza importanti. Quindi, ecco, la rottura della ruota o quello che sia, come è stata determinata, chi ha determinato la cosa? Ecco, questo è la Commissione, in modo abbastanza collegiale naturalmente, ha dovuto esprimere questo piccolo, diciamo, appunto sul voto che esprimeremo qui in avanti. Grazie. Ci sono altri interventi? No, non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? No? Allora procediamo sì. Allora, bisogna essere chiari, perché se ci si lamenta su determinate cose poi non si può votare a favore, perché noi oggi abbiamo ammesso qui che in realtà i documenti che ci sono arrivati non sono completi. Io non sono in commissione, quindi mi fido di chi ha detto che i documenti non erano completi, pertanto vorremmo, insomma, se c'è la dichiarazione del Movimento 5 Stelle, perché in realtà questo sarebbe quasi un atto dovuto, però poi la responsabilità ovviamente ricade sui consiglieri, quindi in realtà noi dovremmo teoricamente astenerci a questo punto. Non so, teoricamente, quindi vorremmo capire anche il Movimento 5 Stelle che intenzioni ha. Uno che vuole intervenire? No, lei alla fine. Siamo in dichiarazione di voto. No, in dichiarazione di voto sì, ma non. Io ripeto, siamo in dichiarazione di voto. Eravamo già in dichiarazione di voto, c'è stato fatto un intervento che. Dichiarazione non si era capita la prima, quindi poteva essere considerata difforme, è stata fatta parlare la consigliera Cerconi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Lei può fare la dichiarazione di voto, certo. Allora, il Movimento 5 Stelle vota favorevolmente, perché in effetti io ho fatto un'osservazione su quella che dovrebbe essere tutta la filiera decisionale, e sarebbe compito della Commissione anche verificare la correttezza e la fluidità della filiera decisionale. Il problema è che purtroppo in questo caso ci troviamo di fronte a una sentenza comunque non opposta, che comunque è esecutiva, per cui a un certo punto non possiamo, arrivati a questo punto, non dare corso al pagamento. Questa è la realtà. Quello che veniva fatto presente prima era soltanto la necessità che questa, diciamo così, che ci sia, se si deve esprimere la Commissione, a un certo punto la Commissione venga informata anche per verificare, ripeto, se tutto il procedimento che ha portato alla decisione ha dei punti, ha dei vulnus che a un certo punto sarebbe, dal punto di vista organizzativo comunale, sarebbe necessario eliminare. Questo è quanto, però da questo punto di vista quindi non c'è contraddizione tra un'osservazione e il voto favorevole, questa è la realtà. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Consigliere Ciancio.
Grazie Presidente, è un atto dovuto per cui tutto quello che chiede il consigliere Presidente della Commissione è stato già analizzato nel dibattimento dove un giudice si è pronunciato, quindi è diventata esecutiva, non so quale situazione si poteva trovare per dire no a un debito fuori bilancio. Naturalmente la maggioranza si assume la responsabilità di un procedimento che magari era un po' datato, vecchio e non conosceva i termini della richiesta. Sta succedendo di fatto che da molti anni oramai dette procedure sono, l'avvocatura trova il modo e ha già trovato le valutazioni per non acconsentire più a risarcimenti di questa natura. Naturalmente noi come Partito Democratico ci asteniamo perché è un obbligo, per quanto sia un atto dovuto, riteniamo che la maggioranza sia assunta la responsabilità di venire a risolvere questo pagamento di un debito fuori bilancio. Grazie. Bene, votiamo. Favorevoli. Astenuti. È passata. Treno passato. Allora, ci sono 12 favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti, quindi votiamo adesso l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Sì, c'è un astenuto in più. E quindi concessa. Passiamo al punto successivo, che è la proposta di deliberazione avente a oggetto linee guida per il riconoscimento dei comitati di quartiere. Lascio la parola a un consigliere per l'illustrazione. Chi illustra? Chi illustra comitati di quartiere? Pompei, certo. Sì, salve. Grazie Presidente, di nuovo per la parola. Allora, si è inteso rimettere un attimino mano alla questione dei comitati di quartiere, che credo che noi siamo l'unico municipio che riconosce i comitati di quartiere e dà agli stessi un'interlocuzione privilegiata con l'amministrazione di questo municipio. I comitati di quartiere, noi riteniamo che i comitati di quartieri siano un aspetto estremamente importante per avere il contatto diretto con il territorio, e in questo senso li consideriamo, li apprezziamo e ne chiediamo la collaborazione. Quello che però ci era parso a un certo punto necessario verificare e sul quale intervenire era il fatto che vorremmo, proprio per un motivo di trasparenza, che la legittimazione iniziale che viene data nel tempo ai comitati delle quartieri venisse a un certo punto confermata nel tempo. Cioè c'erano delle cariche che erano tali come presidente del comitato dei quartieri che duravano da decenni. Prego. Cerco. Entro proprio, lo so, non è colpa mia. Quindi il primo problema era quello di fare in modo che le cariche, diciamo che c'era apparso, era quello fare in modo che le cariche rappresentative del comitato di quartiere venissero diciamo così confermate almeno periodicamente, per evitare che si possano determinare e proseguire nel tempo situazioni di privilegio di qualcuno che poi si risolvevano in un'effettiva mancata rappresentanza del quartiere stesso.
La seconda era quella di la seconda esigenza che c'era parso di dover affrontare era quella di determinare che per i nuovi comitati di quartiere che dovessero sorgere, il nostro municipio ha ancora delle zone che potrebbero dar corso alla costituzione di comitati di quartiere, e quindi per queste nuove iniziative che ci fosse un percorso costitutivo tale che allontani per quanto possibile il pericolo di iniziative pilotate e definite da ristrette minoranze, e quindi a un certo punto senza un'adeguata informativa del fatto che si stesse costituendo un comitato di quartiere, e quindi senza una senza che fosse sollecitata un'ampia partecipazione della popolazione interessata. C'era parso quindi che a un certo punto, senza toccare la struttura fondamentale del comitato di quartiere, infatti l'iniziativa appartiene sempre a 100 persone, quindi non è che abbiamo aumentato quello, anche se in una commissione era stato per esempio detto che c'era una difficoltà di applicare questo numero sia a quartieri dove c'erano 5.000 abitanti sia ad altri quartieri che c'erano 50.000, quindi in effetti le 100.000 apparivano forse adeguate per uno ma sproporzionate in senso negativo per l'altro. Quindi le cose erano già previste, le elezioni, quindi era soltanto da fare dei piccoli ritocchi per fare in modo che quei principi che ho detto prima e che sui quali o si è d'accordo o non si è d'accordo, a un certo punto venissero applicati nelle linee programmatiche. Infatti ecco, il nostro non è un regolamento ma sono linee programmatiche, cioè si danno degli indirizzi e si dice al comitato di quartiere: noi vi grosciamo come interlocutori qualificati con le strutture municipali qualora da parte vostra vengano rispettati certi parametri costitutivi e gestionali. Questa è la sostanza. I parametri costitutivi sono quelli che a un certo punto il comitato di quartiere, mentre prima veniva riconosciuto soltanto con la comunicazione con 100 scarabocchi al municipio, a un certo punto venisse riconosciuto attraverso il primo riconoscimento di un comitato promotore e poi la legittimazione ad operare come comitato di quartiere venisse a un certo punto determinata con le prime elezioni. Quindi era l'elezione dei rappresentanti che a un certo punto determina il riconoscimento del municipio da parte del comitato di quartiere. Elezione dove a un certo punto venisse fatta da cittadini in qualche modo riconosciuti attraverso un documento di riconoscimento che devono presentare al momento delle elezioni. Allora ecco, mi devo mettere... forse così va bene? No, com'è, così? Che devo fare? Perfetto, il gelato vicino a bocca. Va bene. Quindi questo era il punto, era il primo punto. Quindi le elezioni erano già previste, precisiamo come devono svolgersi queste elezioni. Il secondo punto era riconoscere la temporaneità, perché poi il tempo passa, le persone magari si dissociano, chi è presente, chi non è presente, vedere che le cariche elettive durassero soltanto un triennio e quindi ogni 3 anni venissero rifatte le elezioni. Altra cosa importante era quello che a un certo punto non venisse lasciata la pubblicizzazione di questo, della promozione della costituzione del comitato di quartiere e delle elezioni in mano soltanto ai soggetti privati. Il municipio intende intervenire in questa formazione o nelle elezioni come attraverso la pubblicazione sul sito web municipale sia della Costituzione e quindi successivamente delle elezioni, sia della pubblicizzazione delle elezioni che sarebbero avvenute successivamente per il rinnovo triennale delle cariche. Quindi ecco i punti nodali, le modifiche apportate alle precedenti linee programmatiche sono modifiche di precisazione di quello che sarebbe a nostro avviso un percorso costitutivo e gestionale più idoneo ad assicurare un'ampia e costante rappresentatività della popolazione del quartiere interessato. Tutto qui, questo è credo la presentazione anonima dell'atto, poi ci saranno quello che si deve. Ecco, io pregherei soltanto che chi intervenga poi
esprima chiaramente se i principi informatori a un certo punto sono a suo avviso condivisibili o meno. Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Consigliere Toti. Allora, no, importante quello che diceva il Presidente della Commissione rispetto al riconoscimento. Questo è un fatto importante, il riconoscimento da parte del municipio ufficiale, diciamo, no? Oggi andiamo a votare questa, diciamo, regolamentazione, però il riconoscimento ufficiale rispetto alla partecipazione a un discorso importante di partecipazione, uno dei momenti principali del discorso partecipativo che poi andremo a esaminare nel prossimo atto, e comunque che partecipativo è anche di rappresentanza, perché anche il fatto di rappresentanza è stato stigmatizzato dal Presidente. Però è chiaro che è importante mettere dei punti fermi rispetto a questo regolamento per dare, io penso, anche più autorevolezza a questi punti che oggi noi andiamo a considerare, che sono gli articoli appunto di questo nostro atto. Ma diciamo che ci sono dei punti che comunque io penso che sono qualificanti rispetto a questo, e soprattutto ad esempio quello che a detta dei cittadini delle aree interessate poi alle votazioni in questi comitati, la mancanza di pubblicizzazione. Più cittadini a me mi hanno detto: ah, si sono svolte queste elezioni in comitati di quartiere, noi non sapevamo niente. Ecco, questo è invece un discorso importante, perché la partecipazione deve essere contagiosa, cioè dobbiamo far partecipare la collettività di quella zona proprio a esprimersi rispetto a situazioni, a proposte, ed è importante non solo il discorso comunque come punto fermo delle 100 sottoscrizioni, ma che siano realmente, perché il nostro territorio è 308.000 abitanti, voglio dire, qui stiamo parlando di quasi circoscrizioni che sono all'interno di un municipio. Beh, diciamo che stiamo parlando sempre di zone intorno ai 20-30.000 abitanti, perciò possono essere alcune minori, altre anche maggiori rispetto a questo numero di abitanti, perciò molto molto importante, e chiaramente devono essere coinvolte nel discorso di partecipazione. Però ecco, il punto fermo dei 100 cittadini è un discorso importante anche rispetto ai 100 votanti, anche questo con documentazione, con tutti gli atti, con tutto quanto quello che è la serietà, l'importanza dello svolgimento di queste elezioni, che sono chiaramente, e qui dice il discorso dell'identificazione a mezzo di documenti di identità e tutto quanto il resto. Anche rispetto al comitato promotore, qui non dà un'indicazione precisa circa il numero delle persone, cosa, però poi richiama il discorso delle 100 firme di presentazione, perciò anche questo è stato riportato. Ecco, anche quello che il Presidente o comunque quelli che hanno incarichi direttivi del Comitato non possono avere incarichi di partito, politiche istituzionali, non possono avere praticamente, non possono essere concessionari, ecco, anche questo è un fatto pure importante, io penso. No, l'unica mia preoccupazione, perché come quello della pubblicizzazione delle elezioni, che voglio dire è stata carente nell'ultimo periodo, voglio dire, questo riconoscimento che vedo anche da parte del Presidente, e il fatto, oltre a questo che è importante, il discorso anche che qualche volta io ho visto che rispetto ai confini non c'era chiarezza,
Ecco, il discorso dei confini di queste aree, delle zone, quartieri, non è così, perché non sono i quartieri del nostro municipio che chiaramente, o zone precise che hanno una loro delimitazione. Queste sono zone più ristrette magari rispetto e che non hanno identificazione in sede di Roma Capitale, perciò non è che c'è sta una indicazione precisa che noi possiamo trovare da qualche parte. Perciò io ricordo anche quando votò Villa Fiorelli che non sapevano rispetto alla via Casilina Vecchia, c'erano alcuni di via Casilina Vecchia e dice no, non sono compresi nella zona. Dico come non sono compresi? E poi è stato allargato anche a Casilina Vecchia. Voglio dire, ecco, questo va evitato. Adesso io non so il Presidente se rispetto a questo voglia intervenire e voglia dare più precisione rispetto a questa mia richiesta, però complessivamente mi sembra giusto aver fatto queste modifiche, anche il fatto che in una sola zona, in una zona ci può essere solo un comitato di quartiere e non più comitati di quartiere, anche questo. Però ecco, dobbiamo avere chiarezza dalla zona, perché poi se non abbiamo chiarezza possono inserirsi questi discorsi di altri comitati. Perciò ecco, la delimitazione è importante e il divieto anche importante di fare nella stessa zona più comitati di quartiere. Interventi? Non ci sono interventi. Avete alzato insieme? Consigliere Giuliano. Sì. Grazie Presidente. Al di là della delibera, insomma, quindi dell'argomento in questione, io penso che pensando di fare ovviamente un qualcosa che possa essere utile come strumento per un'istituzione come il municipio, no? Perché ovviamente quello che poi secondo me il fine, che questa cosa parte da un po' più da lontano, insomma, se non mi sbaglio nel 2009 fu fatto appunto un atto che potesse riconoscere all'interno di un'istituzione municipale la presenza di comitati di quartiere, e fu un primo passo ovviamente verso quella che viene detta la famosa partecipazione. E però poi in tutto questo tempo, e quindi non ne faccio un problema di questa delibera, ci mancherebbe altro, ma in tutto questo tempo io ho avuto personalmente diverse segnalazioni e domande riferite alla validità di questo strumento e una confusione che ne deriva anche dal loro ruolo. Mi spiego meglio, cioè noi stiamo qui e siamo consiglieri eletti, votati per rappresentare e assumerci le nostre responsabilità nell'ambito di una istituzione. E quindi non possiamo lamentarci se veniamo indicati, sottolineati, sollecitati, no? Di un certo tipo di lavoro, perché è il nostro ruolo. E bene o male questo ci tocca, ci spetta. Dobbiamo contribuire affinché l'andamento di una istituzione municipale, in questo caso il nostro municipio, possa andare nei migliori modi, e lo facciamo attraverso l'elezione quindi democratica, attraverso la presidenza, una giunta, un consiglio ben rappresentato, le forze politiche. Nel momento in cui chiediamo una partecipazione, nel momento in cui chiediamo un aiuto legittimo, per l'amor di Dio, perché abbiamo subito una revisione dei quadranti, una diminuzione dei municipi grazie ad una scellerata azione di compattamento, e guarda caso proprio sul nostro territorio, nono e decimo, che ha provocato ovviamente dei danni che ancora oggi non sono facili rimettere a posto e sistemare. Però abbiamo subito, perché qual era il fine? Il fine era diminuire la parte politica,
c'è la rappresentanza politica, ma questo è un problema che parte dall'alto, non è che ce lo siamo inventato noi. E perché 25 consiglieri su un municipio erano troppi, quindi che facciamo? Li mettiamo insieme, guarda caso, e invece di 50 ne mettiamo 25. Ora però su un quadrante come questo, che poi i numeri ballano, 308, 320, 340, insomma sono sempre abbastanza, non ci si fa a star dietro, ma non ce la fa neanche la parte amministrativa, non ce la fa nessuno a star dietro ad una città. Per cui abbiamo avuto bisogno, come penso sia normale, di aiuto, e l'aiuto deriva dal fatto che ci sono appunto i famosi comitati di quartiere, cioè di creare tramite il quartiere un qualcosa che fosse, che ne so, un allarme, una sentinella, un qualcuno che ci dicesse: oh, lì si è fatta la buca, si è rotto, che ti posso dire, il tombino, non funzionano le luci, eccetera eccetera, perché erano il prolungamento di un braccio che ovviamente ormai non poteva più, era stato già fin troppo allungato e non aveva più spazio per arrivare dove doveva arrivare. Quindi no, questo io l'ho visto sempre in quest'ottica, però poi, come tutte le cose, ci ingessiamo in uno schema più rigido. Allora, mi sembra che questi, non è che c'è sta solo un'elezione, quella del comunale e municipale, ci sono anche altre 20-30 elezioni che sono i comitati di quartiere, perché si devono presentare, portano un programma, portano comunque la presentazione, il bigliettino da visita. Cioè sembra che stiamo, come si dice, denaturando quello che doveva essere forse il fine, avendo riferimenti. No, ma questa è la mia impressione, per l'amor di Dio, non ce l'ho con questo, con quest'atto, e non ce l'ho con i comitati di quartiere, ma forse modificando quello che potrebbe essere il ruolo naturale di qualcuno che si mette insieme e ti aiuta e ti segnala quello che non funziona. Allora, da qui nasce la mia perplessità e da qui nascerà il mio voto d'astensione, perché non voglio giudicare qualcosa che oggi non è facile giudicare, ma però voglio mettermi dalla parte che oggi sembra appunto che questo prodotto, questo strumento, possa essere un po' annacquato da una serie di meccanismi che mi danno tanto la sensazione di un'elezione. Quindi giustamente ci sono degli elementi che bisogna prendere 100 firme almeno per dire esisti sul territorio, se no chi sei, come ti chiami, che fai? Va bene, però poi ci deve essere un comitato promotore che comunque inizializza il procedimento, e poi ci deve essere un'elezione, una formalizzazione, e poi si dividono in comparti, in dipartimenti, insomma, mi sembra un po' una copia di quello che dovrebbe essere naturalmente quello che è l'istituzione che noi rappresentiamo. Forse poi, e chiudo, questa distorsione comporta che i futuri presidenti dei comitati di quartiere si sentono poi autorizzati a fare alcune, no, come si dice, alcune affermazioni e posizioni, perché sono eletti democraticamente dal territorio e quindi si sentono come se fossero investiti di. Io vorrei tranquillizzarli, perché tanto comunque quelli che alla fine, no, hanno una rappresentanza giuridico-politica siamo quelli che stanno in questa stanza, e quindi al di là delle affermazioni, tante volte ho sentito dire da colleghi che sono più anziani di me politicamente, no, ma perché non vengono loro qui a dire quello che si deve fare, no? Perché dal di fuori è facile dirlo. Questo non è colpa del comitato di quartiere o del presidente, è dello strumento che noi mettiamo a disposizione. La rappresentanza, secondo me, deve essere importante, ma deve avere una finalità diversa e non quella di sostituire eventualmente un organo che già esiste e che comunque ha la sua validità. Può essere d'aiuto, per l'amor di Dio, ci serve l'aiuto, ci serve che qualcuno ci dia delle indicazioni, però non lo so poi, facendo questo schema, se ci diamo la zappa sui piedi, ma non noi. Per quello anche che verrà, per tutti quelli che verranno. Grazie. Interventi, c'era Stritano, sì. Grazie, grazie Presidente, signori colleghi consiglieri. Io devo fare un po' una confessione che non ho mai fatto. In tutti questi anni di consigliatura, il consigliere Giuliano questa mattina ha ragione. Mai è successo un intervento così pulito, ordinato,
grammaticalmente pulito, onesto, e devo farle i complimenti, consigliere, perché ha detto bene. E devo dire, parto un po' da lontano, perché il Movimento 5 Stelle ha una grande fortuna in questo momento di avere la maggioranza al Comune, granitica, proprio tutti compatti, e al Municipio, e ai Municipi. E se io ero un consigliere di 5 Stelle, non lo sarò mai, meno male per voi, certo, avrei fatto il decentramento vero. Il decentramento vero significa che i fondi che il cittadino, le tasse che paga il cittadino rimangono al suo municipio, che il municipio ha un vero bilancio in tutti gli effetti, che gli uffici non devono aspettare il parere del dipartimento settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, bla bla bla, ma è il municipio. È stato fatto, il primo a fare l'errore è stato Veltroni, perché quando io e alcuni consiglieri del DDS chiedevano un appuntamento con l'assessore, già aveva bypassato il comitato di quartiere, perché il comitato di quartiere di Morena chiedeva un appuntamento a Veltroni e Veltroni glielo dava. Il consigliere del PD, del DS, dei Calcidenti e sia, gli chiedeva un appuntamento, no, è perché la corrente, il movimento, quello che risponde, eccetera, eccetera. Parlo a lei, direttore, che lei mi capisce, e anche qualche altro consigliere. E perciò quei consiglieri devono fare una fatica doppia a farsi ricevere. Già il segretario dell'assessore era un problema. Poi è arrivato Alemanno, perché Veltroni ha avuto la bella idea di fare il leader nazionale, invece era cosa buona e giusta, lo dico ai miei colleghi del Partito Democratico, che avesse finito il mandato da sindaco e poi si candidava a fare il premier. No, fa 20 mesi di consigliatura al comune e stravolge tutte le aspettative di... E poi è arrivato Alemanno, che si è fatto quei bei 5 anni puliti, ha fatto... o Aledanno, come lo chiamavano in quel periodo, e ha fatto una fusione a freddo, senza ragionamento, perché che ci azzecca i re di Roma con Centroni? Perciò doveva fare una divisione dei territori con la giusta. A questo punto, e noi già eravamo un municipio dei 220.000 abitanti, già abbastanza grande, l'ex ottavo municipio non l'ha unito al settimo, ha unito il sesto, l'ex sesto e l'ex settimo, e ha fatto, non so se mi capite, i quadranti. Perciò questa è una cosa sbagliata, fatta male, a freddo. Però in questo momento, Presidente, la ringrazio perché lei è un Presidente molto attento al regolamento, ce la mette tutta e mi piace molto come conduce la commissione. Però naturalmente bisogna avere il coraggio di dire al sindaco Raggi: facciamo sto benedetto decentramento che Rutelli, Veltroni, Alemanno, Marino non sono riusciti a farlo, non l'hanno fatto per equilibri politici, perché non erano così granitici, perché noi nella maggioranza della scorsa consigliatura eravamo divisi all'interno del PD, eravamo divisi all'interno degli altri partiti, immaginate, e anche nei pari passaggi. Non so se mi spiego, perché magari non sono io all'altezza, ho l'esperienza politica. E perciò, tornando al comitato di quartiere, che l'ex presidente, se non ricordo male, si chiamava Fabrizio Matturro, presidente della commissione, che ha creato questa organizzazione, e abbiamo messo in riga i comitati di quartiere. Ma il comitato di quartiere non è che è l'assessore, il comitato di quartiere è quello che segnala al consigliere, non a un consiglio che dovrebbe essere di 50 consiglieri, a un consiglio di 25, cioè il consigliere Guiotta, che sta a Centroni, deve sapere quello che succede a Piazza Zama, è complicato, Piazza Ragusa, eccetera, eccetera.
anche per il più bravo dei consiglieri è complicato, se non hai qualche anno di esperienza. E con questo non è che voglio fare il presuntuoso, sto dicendo che io, che sono anni che faccio questo lavoro, è complicato sapere che lì a piazza Ragusa c'è il problema dell'aria cani, c'è il problema della piazza, c'è il problema delle cose dell'ATAC, eccetera, eccetera. In ogni angolo di strada devi avere qualcuno che ti suggerisce, che ti informa, che ti fa presente un problema. L'assessore che fa? Il presidente della commissione che fa? C'è un problema, chiama i vigili, mi è andato a vedere che cosa è successo lì, perché i vigili sono gli occhi. I comitati di quartiere, che poi si investono qualche volta, io ho avuto sempre un cattivo rapporto con i presidenti di comitati di quartiere, perché si investono del personaggio. E noi avevamo fatto il comitato dei comitati di quartiere, la consulta dei comitati di quartiere, che dovevamo dare la sede perfino a Piazza dei Consoli, dove adesso c'è il centro anziani di Piazza dei Consoli, una sede doveva essere lì per metterci tutti i comitati, ma i comitati devono essere, durano i 3 anni, dopo che decadi dalla consulta e viene quello nuovo, non che rimani a vita a fare il presidente della consulta. E perciò bisogna mettere in riga queste cose. Io, ecco, il suggerimento che faccio è a questa maggioranza, non questa micro maggioranza, alla maggioranza dei 5 Stelle, di farlo, provare a farlo, iniziare a provare a fare un decentramento vero che serve al cittadino, e quel municipio ha i poteri, e poi si facciano le circoscrizioni, perché una circoscrizione come Morena, una circoscrizione come San Giovanni, una circoscrizione come si divide altri 4 spicchi con le circoscrizioni istituzionali, perché se no si perde solamente tempo, stiamo a giocare col dipartimento, con l'assessore dell'assessore, col presidente della commissione, e non hai una visione. Ma lo dico senza nessun interesse, lo metto a verbale, io non mi devo più ricandidare, lo facciamo per le prossime generazioni, perché se no si perde, non ha motivo di esistere questo consiglio, se dobbiamo stare a aspettare il parere del presidente della commissione. Momento, come IDS, IPD o IDS hanno lasciato il comune e poi è venuto Alemanno, poi Alemanno è andato via e è venuto un altro, perciò noi non dobbiamo lavorare quando si fa un progetto, non si fa per i prossimi 25 giorni ma per i prossimi 25 anni. Questo è l'augurio che mi faccio a me e agli ultimi giorni che mi rimangono di stare in quest'aula. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Avevo, volevo solamente chiarire alcuni passaggi che erano fondamentali, anche perché magari alcuni non hanno seguito, ma per problematiche legate anche alla non appartenenza alla Commissione, quindi di conseguenza magari alcune cose non potevano saperle. Leggo qui dal verbale, così almeno riporto le parole scritte, e in questo caso mi riferisco anche al discorso dei comitati di quartiere, anche per dare un qualcosa di chiarificatore, diciamo, sulla faccenda, ovvero qui c'è il presidente che proprio in quella commissione disse che aveva effettuato un riscontro con l'ufficio toponomastica, e che comunica quindi che le zone di competenza dei comitati di quartiere sono erroneamente denominati quartieri, mentre la definizione corretta proposta nel nuovo testo è ambiti territoriali. Questo perché Morena è un quartiere talmente vasto, se lo prendiamo come quartiere, no? Cioè la zona dei centroni, no? Quindi voglio dire, cioè sarebbe molto limitativo, insomma, no? Quindi inglobare anche tutto in un unico quartiere, no? Quindi
era sbagliato forse la definizione, ecco perché poi dopo è stato messo ambiti territoriali. Questa precisazione anche per dare comunque delle informative. E una cosa, il decentramento mi sembra, vabbè, non era il tema di questa diciamo proposta, ma vorrei chiarire anche questo, cioè il fatto che comunque già la scorsa settimana si è avviato dopo l'ordine del giorno del consigliere Giuliano, si è avviato un processo per il decentramento amministrativo. Abbiamo già fatto una riunione proprio in merito, quindi benché già eravamo su quell'indirizzo abbiamo dato un segnale positivo che vada verso quella via. Quindi voglio dire, non so se era idoneo, nel senso che comunque già lo stiamo facendo, quindi mi dispiace che forse non c'era, quindi non poteva saperlo, quindi perché da verbale lo leggo, però abbiamo iniziato un iter come decentramento, per il decentramento, quindi comunque le do come indicazione, insomma, quindi niente, per poi io vorrei intanto ritornare sul tema, sì, che è l'atto in oggetto, evitare assolutamente dibattiti perché proprio non mi sembra il caso, quindi andiamo avanti sul tema, consigliere Candigliota, che è l'atto, sì, grazie, dei comitati di quartiere. Era una piccola parentesi. No, comunque, ma piccole digressioni, voglio dire, non bisogna trattarle, cioè se vengono anche come diciamo input da altri interventi, io direi manteniamoci sul tema. Sì, sì, assolutamente d'accordo. E inoltre si erano sollevate alcune problematiche in quest'ambito diciamo per le nuove linee guida, che volevo chiarire che erano solamente riprendere quelle che erano già le vecchie, insomma, e apportare comunque delle migliorie per il discorso anche e gestionale, e anche avere comunque delle precisazioni anche nella funzione delle stesse. E mi ricordo che io in quella commissione dissi che comunque spesso queste cose sono anche scelte politiche, no? Perché c'era anche un discorso di trasparenza, perché in passato, proprio nel passato, nella promozione dei comitati, no? Che devono fare una giusta promozione, alcuni cittadini avevano lamentato che non c'era stata una giusta promozione. Quindi, e che non sapevano niente. Quindi sì, abbiamo fatto una scelta politica, quella comunque della trasparenza, per dare un segnale importante che era finalizzato comunque a non creare quelle situazioni, magari come diceva anche il consigliere, magari politiche, che dovrebbero essere invece quello dei comitati di quartiere, con questo come li chiamiamo adesso, ambiti territoriali, ma comunque per dare un modo, far modo che comunque ci sia una spontaneità nella costituzione degli stessi. Quindi per questo, insomma, credo di aver chiarito un po' tutti i vari iter. Grazie. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, consiglieri, Presidente della Commissione. Io ho partecipato, anche se non sono membro della Commissione, ci tenevo molto a partecipare ai lavori che sono stati fatti. Abbiamo posto con molta collaborazione alcuni punti che ritenevamo critici di questo regolamento per la formazione dei comitati di quartiere.
abbiamo discusso parecchio, c'è stato l'abbandono addirittura di alcuni comitati che hanno partecipato alle commissioni, che non hanno condiviso alcune scelte che secondo me e secondo, come dire, il buon senso forse andavano un po' rivisti e valutati meglio, perché, come dire, noi non possiamo creare sul territorio adesso delle situazioni un po' che vanno a divergere, perché sostanzialmente la partecipazione va premiata, cioè noi così potremmo già negli ambiti individuati si possono celare delle grosse differenze o delle gelosie o delle rivalità tra persone che comunque a livello volontariato hanno una missione, che è quella di, se lavorano appunto bene come ci auguriamo e come nel passato molti comitati l'hanno fatto, dovrebbero informare l'amministrazione. Dice ad esempio all'articolo 3, dice il comitato ha come punto di riferimento l'amministrazione municipale. E perché? Per amministrazione municipale non è la stessa cosa che dire l'ente di prossimità e il comune e tutte, come dire, le istituzioni che sono in grado di recepire iniziative che partono appunto da un comitato di quartiere. Poi identificazione, cioè per fare questo comitato ci vogliono 100 firme, devono essere identificate le firme, la costituzione poi il riconoscimento avviene dopo. Lì noi abbiamo discusso parecchio, lei non ha dato un minimo segno di apertura, se potesse essere contestuale, come dire, il riconoscimento del comitato di quartiere. Nel momento in cui si raccolgono le firme, come c'è stata una dichiarazione da qualche presidente del comitato, si chiedeva, come dire, forse era una semplificazione o no. Abbiamo discusso, non mi è sembrato minimamente che questo testo, rispetto alle dichiarazioni nostre, rispetto ad alcune proposte fatte da alcuni comitati, alcuni dico, io non, cioè magari di comitati che hanno partecipato, non sono quelli del quadrante nord del municipio, sono del quadrante sud, diciamo, sud-ovest, forse un po', e hanno posto delle questioni serie che andavano valutate meglio. Ora, approvare tout court questo documento, credetemi, secondo me cominceranno i vari litigi per quale riconoscimento. Se Piazzale di Roma ha avuto un comitato di quartiere a Via Alba Longa, adesso se ce n'è uno solo a San Giovanni li racchiude tutti, però qualcuno potrebbe essere scontento. Potrei essere contento io, mi ritrovo lì, ma qualcun altro potrebbe dire: è il nostro comitato che non possiamo fare il comitato di quartiere? Cioè, se la politica vuole entrare in questo modo nei comitati, o i comitati vogliono entrare nella politica, e vogliamo dire che non è vero che molti comitati funzionano in modo un po' particolare rispetto alle scelte della politica e vorrebbero condizionare in modo forte a volte la politica, io sono contento, ma quando ci sia una vera partecipazione, quindi quando questi comitati analizzano bene la questione e i problemi di che trattano. Comitato promotore identificato da 100 cittadini, per tornare, le persone che ricoprono incarichi nei direttivi e nei comitati non possono ricoprire incarichi, scrivete, politici trattino istituzionali. Sono d'accordo sulle incarichi istituzionali, che vuol dire consiglieri, perché poi interferiscono, hanno un conflitto di interesse, quindi la parola istituzionali va bene, ma politici di che?
se uno è segretario del partito di Grasso, che nasce di ieri con decorrenza dopodomani, o il segretario dei liberali, che non può entrare in un consiglio direttivo di un comitato di quartiere? Ma precludere è bene, però poi censurare diventa qualcosa che sembra che ce l'abbiamo con la politica, e qualcuno ci può andare via. La politica siete anche voi, tutti noi, anche se vi chiamate movimento, dal momento che avete come compito quello della polis, di amministrare bene la città, bisogna valutarle bene, altrimenti resta sulla carta e creeremo problemi e rivalità tra Arco di Travertino e l'arco mezzo di Travertino, da Torre del Fiscale e l'altro comitato. No, oggi abbiamo visto che i comitati, quando funzionano, riescono a portare a casa risultati straordinari. Vi è arrivato il messaggio che il comitato della Caffarella è riuscito a portare a casa finanziamenti non solo dal bilancio e nelle pieghe del bilancio, ma anche di quelle che mette a disposizione il governo centrale attraverso i 10 milioni per il verde pubblico, per i verdi, quindi per i giardini, per le aree storiche dedicate al verde. Quindi funzionano, però non possiamo creare dei mostriciattoli con delle regole alquanto, come dire, buttate lì. Onestamente noi, come in commissione, ci siamo detti due volte consecutive con il Presidente che andavano modificate alcune cose, ribadiamo qua in aula che questo regolamento viene restituito al mittente non nella contrarietà di un regolamento, di una regolamentazione dei comitati, che già c'è qualche egemonia di per sé, ma solamente per fare, come ci siamo detti, per l'aspetto culturale che abbiamo discusso in commissione. Quando si fa un regolamento deve valere per tutti, sempre. Non è che, come dire, una forza politica fa il regolamento che piace. Cioè, io mi faccio il regolamento che piace a me, secondo me va così. I regolamenti vanno condivisi con tutte le forze politiche. Noi abbiamo posto due problemucci che il Presidente ha respinto al mittente, dicendo questo non si deve fare. Grazie. Per tale motivo ci riserveremo di fare una dichiarazione di voto puntuale a fine discussione. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, il consigliere Giannone. Grazie Presidente, volevo, intanto io non sono riuscito a comprendere adesso dalla opposizione questo regolamento, se l'utilizzo dei comitati di quartiere sia utile o meno, non so bene, capito, deve essere apartitico, apolitico, oppure deve essere partitico e politico. Io leggo solamente l'articolo 1 che dice, anzi leggo l'articolo 3, comma 1, il comitato di quartiere è organismo indipendente, democratico ed apartitico, ed è esattamente quello che è scritto nella delibera del 2014 a firma di tutte le forze politiche del tempo. Evidentemente deve essere successo qualcosa, perché se allora valeva, adesso non capisco perché non valga più in questo nuovo regolamento che, faccio presente, è praticamente modificato rispetto al 2014, come ci ha spiegato e illustrato il Presidente della Commissione Sesta, in alcune parti, quindi non nel suo impianto, quindi neanche nella definizione delle zone e neanche nella criterio di riconoscimento univoco di una rappresentanza, quindi di una sola rappresentanza per quartiere, che oggi si chiamano ambiti per evitare contrasti di nomenclatura, solo questo, di toponomastica infatti. Ma sostanzialmente, se andate a raffrontare tutti gli articoli, sono quasi tutti lasciati diciamo identici, proprio perché c'è una, riteniamo che come Movimento 5 Stelle la rappresentanza dei cittadini sia importante non solo per portare all'evidenza i problemi del territorio, ma anche di
portare le soluzioni, quindi di condividere insieme le soluzioni ai problemi del territorio. Quindi forse in questa visione siamo un po' più ampi. Pertanto io sinceramente però sentir dire che i comitati devono diventare anche forze politiche, mi sembra un po' eccessivo, anche perché sennò si creerebbero delle sovrastrutture assolutamente inutili. Spero di aver capito male. Riguardo invece alle modifiche apportate alla delibera, secondo me sono molto importanti, perché quando noi ci facciamo invitiamo i cittadini e vogliamo ascoltare quello che vogliamo condividere con la cittadinanza problemi, possibili soluzioni, abbiamo bisogno di conoscere anche cosa ne pensano i cittadini in prima persona, perché noi cittadini siamo poi coloro i quali dovranno in qualche modo subire le decisioni della politica. E quindi invece di come si dice porre dall'alto in posizioni, noi riteniamo che sia molto meglio che le modifiche a comportamenti magari che vi sono e che vanno, riteniamo che debbano essere modificati, siano presi insieme ai cittadini. E allora il riconoscimento del comitato di quartiere ha questa funzione, ok? Il riconoscimento di una cittadinanza, quindi di un interlocutore che sia naturalmente rappresentativo, perché la cosa più brutta è pensare di parlare a decine, centinaia di persone e poi venire a scoprire che hai parlato con una persona sola e che questa persona, invece di portare attraverso procedimenti di condivisione precedenti, invece di portare gli interessi di un'intera parte della città, magari porta solo l'interesse di uno o due, e questa è la cosa che effettivamente noi non vorremmo. Ecco allora che l'elezione e la pubblicizzazione in questi tipi di contesti diventano fondamentali, perché tutti devono poter essere messi in condizione di conoscere che esiste un comitato, che esiste un'assemblea, che esiste un momento di aggregazione per discutere di problemi e che tutti possono parteciparvi, non gli iscritti. Perché non si tratta di un'associazione o di altre, si tratta di un comitato, quindi di persone, di un'assemblea, di una porzione di territorio che discute dei problemi che ha in casa. Ecco che allora, per evitare differenze tra un comitato e l'altro, tra una modalità di comportamento di un comitato più o meno virtuoso, abbiamo pensato di introdurre, di farci garanti, come amministrazione, di dare visibilità in modo equo, dare la possibilità a tutti, anche a quei comitati che magari non ne hanno la possibilità o non ne hanno competenze, dare in qualche modo una opportunità di pubblicizzare, quindi allo stesso modo, in modo equo, che cosa? La presenza del comitato, ma non solo, che cosa si è detto, i verbali, cosa si è deciso, in modo che tutti possano prendere visione, conoscere che in un unico posto, e quindi in un sito neutro che è il sito del municipio di riferimento, possano trovare sempre tutti i verbali, tutte le convocazioni. Questo è un passo di trasparenza, lo abbiamo iniziato a fare noi ad inizio consigliatura con la pubblicazione di tutte le convocazioni delle commissioni, che ricordo che prima non era così, pur essendo le sedute di commissione sedute pubbliche, però stranamente la seduta è pubblica, ma devi andare a scovare, a chiedere, a informarti, a chiedere la cortesia ad un consigliere, oppure venire all'albo, chiaramente qui in municipio, venire a sapere
quando si farà, di che si parlerà, mi interessa, non mi interessa, mi sembra un po' anacronistico una cosa del genere, oltre che poco trasparente. Ecco che quindi abbiamo subito, come uno dei primissimi atti, pubblicato le convocazioni, anche delle commissioni e dei verbali, perché ciò che noi diciamo in una commissione pubblica è giusto che venga resa pubblica a tutti, anche a coloro che non possono venire in quel giorno. Quindi in sostanza questa delibera che cosa sancisce? Sancisce che i comitati di quartiere continuano ad essere importanti come interlocuzione, portatori di interessi locali naturalmente, portatori di soluzioni. Insieme molto spesso abbiamo visto che con i comitati si riesce a trovare soluzioni anche più efficaci e più efficienti di quelle che 25 persone possono immaginare. Cosa abbiamo voluto dire? Abbiamo voluto dire che il processo deve portare a dei comitati che siano effettivamente rappresentativi, quindi 100 persone innanzitutto per avviare e innescare il processo di creazione. Dopodiché ci devono essere elezioni e queste elezioni devono essere note, quindi la rappresentatività deve essere importante, come anche la pubblicizzazione di tutto questo processo e quindi una ampia visibilità. Tutto qua, non mi sembra che si sia poi stravolto l'intero impianto della delibera, che ripeto è quella del 2014 e che ripeto è stata votata da tutte le forze in modo trasversale, perché effettivamente è una delibera che ha una sua valenza e una sua importanza e che va nel senso della partecipazione dei cittadini alla vita politica, quella con la P maiuscola, che noi vorremmo riuscire a fare insieme. Grazie. Altri interventi? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, solo per chiarire alcune cose e per ritornare nel punto, come giustamente ci ha suggerito lei, puntualmente sull'atto. Allora, intanto noi non abbiamo detto che quest'atto fa schifo. Abbiamo detto però, e su questa cosa dovete un po' insomma imparare ad accettarla, che c'erano delle cose che in commissione sono state suggerite e che, come è legittimo che sia, non sono state accettate dalla maggioranza, a cominciare da un argomento sul quale io credo che il consigliere che mi ha preceduto è stato molto più onesto dei suoi colleghi che lo hanno a sua volta preceduto, perché appunto il tema non è cambiare le parole nelle delibere. Prima parlavamo di quartieri, adesso parliamo di ambiti territoriali, perché se andiamo a vedere poi di che cosa effettivamente stiamo parlando, gli ambiti territoriali sono esattamente gli stessi dei vecchi quartieri. E quindi, mentre la richiesta che era stata fatta in commissione, sulla quale c'è stata una discussione, era quella di ampliare appunto questi ambiti territoriali e specificare ad esempio nuovi ambiti territoriali, soprattutto per eventuali nuovi comitati di quartiere, per eventuali nuovi insediamenti nelle periferie del nostro territorio, questo non è stato fatto. Ripeto, legittimo, però cerchiamo di non prendere in giro i cittadini facendogli pensare che, avendo cambiato la parola da quartiere ad ambito territoriale, abbiamo fatto una rivoluzione, perché se poi si va a leggere l'articolo 2 della delibera in questione, gli ambiti territoriali corrispondono esattamente ai vecchi quartieri. E l'altra questione, non c'è dubbio che anche per il Partito Democratico i comitati di quartiere siano uno strumento fondamentale della vita democratica del nostro municipio, e quindi su questo non credo che abbiate potuto capire male, ma se così fosse lo volevo ribadire. C'è però una questione. La prima, anche in questo caso, è che noi pensiamo che vada facilitata la rappresentanza e la partecipazione dei comitati di quartiere, invece a volte in nome della trasparenza pensiamo che le procedure siano state rese molto più farraginose di quelle che erano precedentemente. E l'altra questione importante
per la quale veramente non possiamo accettare che qualcuno di voi possa aver capito che abbiamo detto di far diventare i comitati di quartiere dei partiti politici, perché semplicemente non mi infilo in questa polemica, perché sono semplicemente due ruoli completamente diversi. Però ciò non toglie che chi abita in un quartiere possa anche fare politica e possa scegliere di fare politica in un modo all'interno di un comitato di quartiere e in un altro all'interno di un movimento e di un partito politico. Le due cose non sono escludenti, e anzi io credo che quanto più i cittadini decidono di partecipare nelle forme che ritengono alla vita democratica del nostro municipio, tanto più debbano essere valorizzati e non, come diceva giustamente il consigliere Ciancio, censurati. Però c'è un elemento del quale noi discutiamo sempre troppo poco, cioè credo che parliamo dei principi, del modo in cui dovrebbe funzionare il mondo, e non parliamo mai di come dovremmo funzionare invece noi. E mi spiego. I comitati di quartiere sono importanti, i comitati di quartiere andrebbero invitati sempre in commissione, soprattutto quando si parla di loro, cosa che invece in questo caso non è stata fatta, come voi ben sapete, ma c'è poi una discriminante specifica, ovvero i comitati, le associazioni propongono, suggeriscono delle soluzioni che spesso appunto sono risolutive anche rispetto alle discussioni che possiamo fare isolatamente tra noi in commissione, però poi è la politica e quindi sono le commissioni, a questo consiglio siamo tutti noi con le responsabilità che ci siamo presi a dover valutare ciò che ci viene suggerito, chi ce lo sta suggerendo, cosa e chi rappresenta chi sta suggerendo quella cosa in quel momento, e dopo la valutazione sta a noi scegliere. Perché se invece il tema è convocare i comitati di quartiere e poi non sapere come parte politica cosa rappresentano, cosa vogliono dire, quanto possiamo credere a quello che dicono, e quindi rimetterci semplicemente alle valutazioni legittime, ripeto, di un comitato di quartiere che però necessariamente per scelta e per ambito di competenza decide giustamente di occuparsi solo di un pezzo di questo territorio, mentre il nostro compito è quello di mettere insieme le esigenze, le priorità di un municipio ben più complesso. Ecco, io credo che noi nella discussione e nell'approfondimento che giustamente facciamo rispetto al ruolo dei comitati in un mondo, in un municipio, in un'amministrazione, in un sistema istituzionale che cambia, perché questo fatto che se uno nel 2010 o nel 2014 o nel 2015 ha detto una cosa, adesso adesso deve, diciamo, rimettersi alle valutazioni di 3 anni fa, io la trovo un'argomentazione assolutamente strumentale. E ripeto, e ciò non toglie che la delibera in questione è stata votata dalle forze politiche 3 anni fa, io non c'ero, e quindi credo di avere non solo il diritto ma soprattutto il dovere per i cittadini che mi hanno votata di valutare le cose per quelle che sono oggi nel 2017 con questa amministrazione municipale, comunale, con questo sistema istituzionale, con la città metropolitana che ancora non abbiamo capito che cosa è e che cosa significa. E però è la politica che deve ascoltare, deve valutare e deve scegliere, e ripeto, anche quando i comitati di quartiere hanno delle cose da dire che non ci piacciono, che non vogliamo ascoltare, perché se, come dite, e io lo condivido, sono così importanti nella vita democratica di questo municipio, una delle questioni che il Partito Democratico ha rimproverato a questa maggioranza è che, ad esempio, nelle commissioni in cui si è discusso di questa delibera, che quindi riguardava particolarmente i comitati di quartiere nella loro strutturazione e organizzazione, i comitati di quartiere stessi non sono mai stati invitati e hanno partecipato di propria iniziativa, perché fortunatamente le convocazioni delle commissioni sono pubbliche e online, così come vi ricordo sono pubblici anche i verbali delle commissioni. Poi sono d'accordo che dobbiamo trovare delle modalità per far conoscere ai cittadini di più quello che si fa qui dentro, ad esempio lo streaming delle commissioni che tanto vi piaceva qualche anno fa e di cui adesso non volete sentire parlare, per noi sarebbe una cosa positiva per tutti quei cittadini che magari la mattina giustamente lavorano ma il pomeriggio hanno voglia di sapere di che cosa discutiamo nelle commissioni. E
però appunto i comitati di quartiere, che sono tanto importanti, avremmo potuto dimostrare la loro importanza anche semplicemente invitandoli in commissione, valutando gli articoli di questa delibera insieme a loro, invece, e non dico una stupidaggine, non do una valutazione politica in merito, perché eravamo tutti testimoni all'ultima commissione in cui i rappresentanti di alcuni comitati di quartiere si sono alzati e se ne sono andati arrabbiati con tutti noi, perché appunto non erano stati coinvolti in questo percorso di partecipazione. Allora, la trasparenza va bene, la partecipazione va bene, però bisogna avere coraggio quando si fa politica di portare la bandiera di questi principi sempre e non solo quando vi fa comodo. Ci sono ulteriori interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, io ho sentito decentramento amministrativo, tutti belli, tutti d'accordo, c'è poi sentito ambiti territoriali, quartieri, eccetera, eccetera, poi trasparenza, partecipazione dei comitati in commissione e compagnia cantante. Allora, un punto sul decentramento: è stato detto che noi come maggioranza unita, come non c'era forse da anni e come forse non c'è mai stata, dovremmo istituire delle circoscrizioni all'interno dei nostri quartieri, come Morena, come Centroni, e poi che facciamo? Facciamo i consiglieri per Morena? Facciamo gli assessori per Morena? Facciamo gli assessori per Via Gallia? Facciamo i consiglieri per Piazza Don Bosco? Allora, forse... Sì, ci mi suggerisco anche per fare lo stricone, ce lo potremmo attuare effettivamente. No, allora sì, perché così poi insomma si raddoppiano le cariche, si triplicano e oltre che probabilmente in questo modo si dà anche maggiore potere e oltre che cariche e poltrone a cittadini, cioè facenti parte per esempio dei comitati di quartiere, che non dovrebbero avere nessun tipo di influenza politica, visto che sono entità apartitiche e a politiche. E proprio sui comitati sono venuti in commissione due volte. Ah, tre volte. Sì, tre volte. E la commissione pubblica è come questo consiglio e io oggi non ne vedo. Allora, cioè invitati non invitati, sono venuti tre volte, hanno collaborato, sono entrato anch'io qualche volta in commissione pur facendo parte di quell'altra, quindi posso assolutamente testimoniare che c'erano e che hanno contribuito e che hanno discusso con i consiglieri, eccetera, eccetera. Quindi poi sugli ambiti territoriali, ma c'è un ambito territoriale. Cioè, intanto, se noi definiamo gli ambiti territoriali, cioè rischiamo davvero di escludere e non far partecipare alcune componenti territoriali che si sentono affini. Per sentirsi affini vuol dire che non devono per forza far parte di un singolo quartiere. Ecco perché un quartiere non è un ambito territoriale, ma possono essere più quartieri limitrofi. Per esempio, Statuario, Quarto Miglio e Capannelle sono tre quartieri, anzi due diciamo, che però fanno parte essenzialmente di un unico comparto territoriale, ma la prova ce l'abbiamo, già lo hanno attuato loro, hanno fatto una specie di direttivo tra tre comitati diversi. Cioè, quindi, se non vogliamo prendere in giro i cittadini, cioè noi diciamo le cose come stanno, e sono queste le cose, non che il quartiere, il cittadino, la trasparenza, perché i comitati c'erano in commissione, hanno collaborato, le opposizioni hanno collaborato, cioè questi quartieri non coincidono minimamente con gli ambiti che sono definiti territoriali, quindi si sta parlando del nulla da 1:20 su qualcosa che invece è molto importante, che già è stato discusso, che già... e ha avuto un effetto di trasparenza sia qui, cioè in seduta pubblica, sia nelle commissioni che sono sedute pubbliche. Cioè, questo regolamento sta in giro tra commissioni, direzioni, uffici, assessorati, eccetera, da almeno 4 mesi, quant'è? 5 mesi, forse pure di più. Allora, c'è più trasparenza di questa? Non c'è. Poi è ovvio che noi siamo maggioranza, alla fine tra virgolette ci decidiamo, ma non è neanche vero. Cioè, non è neanche vero, perché abbiamo partecipato tutti, maggioranza e opposizione, per portare un... C'è un concreto sostegno e al territorio, soprattutto per identificare quelli che lavorano bene e quelli che invece facevano delle lezioni non pubbliche, chiuse all'interno di quattro porte, cioè si sceglievano
cioè gli adepti del caso, e in questo modo c'è in questi ultimi 15-20 anni, poi anche dalla delibera ovviamente del 2014, i comitati di quartieri si sono trasformati in partiti politici, e questo non può essere, non può essere. Allora io penso che ho fatto un quadro generale della questione, poi magari c'è consigliere Pompei, ci chiuderà col suo intervento, quindi ecco, diciamo la verità ai cittadini, punto. Ci sono ulteriori interventi? Se non ci sono interventi passiamo... Ah, lei, se lo fa lei è l'ultimo, sì. Posso? Sì, sì, assolutamente. Devo attaccare il microfono? Allora. Allora, mi tornano in mente le parole di Mina. Parole, 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 quante parole. Quando però poi si chiede, come è stato chiesto in commissione, diteci quali sono le frasi da cambiare, gli articoli da cambiare, tutti zitti. Però le parole ci stanno. Andiamo avanti. Non avete invitato i comitati di quartiere? Ma come? Non li avete? Dovevamo soltanto precisare nel regolamento, che non è stato cambiato nella sostanza per niente, soltanto dire che vogliamo pubblicizzare le elezioni dei comitati di quartiere. Che c'entra il comitato di quartiere su questo? Lo sento, lo chiamo per chiedergli cosa. Volevo dire che il comitato di quartiere, a un certo punto, le cariche del comitato di quartiere devono essere rinnovate ogni 3 anni. Che cosa mi può dire il comitato di quartiere se io come municipio gli do l'interlocuzione qualificata a fronte di una rappresentanza che dura nel tempo? Mi può portare qualche cosa, mi può portare qualche argomento? Ecco, mi può portare qualche mese in più. Quindi, signori miei, cerchiamo di non essere ridicoli. Chiaro? Cerchiamo di non essere ridicoli, perché poi le cose vengono registrate, e se le vogliamo vedere registrate parola per parola, qualcuno non farebbe una bella figura. Andiamo avanti. Quello che abbiamo fatto, peraltro, è tutto basato su una delibera già fatta nel 2014, quando io, come altri, non ci interessavamo delle cose. Bisognava dargli soltanto un certo ordine. Quando sono venuti i comitati di quartiere, sono stati ben accetti, abbiamo interrotto le commissioni, li abbiamo fatti parlare ed esprimere, ma non hanno aggiunto a quelli che erano le esigenze da scrivere, non hanno aggiunto nulla. Qualcuno poi ha fatto il maestrino, ma dei maestrini ce ne abbiamo già abbastanza tanti in Parlamento e qui, che a un certo punto è meglio non seguirli. Andiamo avanti e finiamo. L'unica cosa seria, l'ha detta, chiedo scusa, il consigliere Toti, quando ha parlato, dice: ma come mai a un certo punto avete cambiato? La realtà, poi, avete cambiato le denominazioni, non è stato un nostro vezzo. In realtà già la delibera che determina il nostro municipio, quella del 2013, quando sono stati uniti i municipi, quando parla, confonde un po' le cose. In realtà non c'è una coincidenza, proprio nella parte amministrativa comunale, tra quelle che sono le denominazioni toponomastiche e quella che è poi la realtà amministrativa. In effetti, già se noi leggiamo la delibera del 2013, quando si costituisce il nostro municipio, a un certo punto ci accorgiamo che dice: il municipio comprende, l'unica cosa precisa è il municipio è delimitato dai seguenti confini e dalle vie, peraltro senza precisare se la numerazione pari e la numerazione dispari fanno parte del municipio o dell'altro. Quindi già questa delibera. Poi peraltro, infatti, poi quando parla dei quartieri, cioè toponomasticamente il comune di Roma si divide in quartieri, zone e zone. A un certo punto è quelle che toponomasticamente sono delle... Purtroppo tutta la normativa, parlando anche dalla delibera municipale del 2014, parla di quartieri, ne parla impropriamente. Perché per esempio Casal Morena è una zona periferica talmente ampia che comprende più comitati di quartiere, quindi a un certo punto era un po' difficile, ecco perché è uscita fuori la dizione ambiti territoriali, ripetendo peraltro per gli ambiti territoriali quello che già era stato detto nel 2014, cioè che per ogni contesto, chiamiamolo così, ci sia un solo comitato di quartiere. Se sorgono dissidi,
Nelle linee programmatiche, peraltro questo non è un regolamento, sono linee programmatiche, si precisa che qualora sorgano problemi ci dovrebbe essere una, viene auspicata dal municipio una consulta dei vari comitati affinché dirima i problemi di competenza e di... Non può il municipio, ripeto, che dà soltanto delle linee guida per il riconoscimento qualificato, intervenire in maniera pesante su quella che dovrebbe restare nell'ambito dell'autonomia dei singoli cittadini, dei singoli gruppi di rappresentanza. Andiamo avanti, che cosa c'era da dire? Quindi ecco, questa è la cosa più importante, era questo, determinare perché sono venuti fuori gli ambiti territoriali. La validità dello strumento, ma secondo me il municipio è talmente ampio che a un certo punto avere un interlocutore comunque che possa essere sentito oppure abbia un rapporto, ovviamente il rapporto, ecco scusate, apro una parentesi, il rapporto dice perché si riferisca al municipio, perché il municipio settimo è l'unico che gli riconosce. Cioè a un certo punto se il municipio riconosce è chiaro che il punto di riferimento deve essere per forza l'interlocutore che ha detto guarda ti autorizzo, vieni da me che rappresentami i problemi del tuo territorio, quindi tutto sommato non ci vedo niente di straordinario. L'altro punto che è stato sulla validità dello strumento, ecco ritorniamo alla validità dello strumento, lo strumento mi pare abbastanza valido tutto sommato, ha dato dei frutti. Certo, bisogna evitare che questo strumento, che magari parte in un certo modo, poi si riduca soltanto a rappresentare gli interessi delle tre persone e non rappresenti, quindi di qui la volontà di pubblicizzare tutto, anche come diceva giustamente prima sempre il consigliere Todi, se mi ricordo bene, cioè alcune persone mi dicono ma chi è che l'ha letto il comitato di quartiere? Perché se era letto, se era fatto e non sapeva niente a nessuno. Ecco, noi di questo per noi era un inconveniente che andava eliminato e l'abbiamo scritto. Ripeto. E concludo in effetti perché poi vediamo se c'era qualche altra cosa. Il riconoscimento, beh certo che il comitato certo si distingue al momento che si costituisce un nuovo comitato di quartiere, c'è qualcuno che magari sono tre persone di buona volontà che si danno da fare, quindi ancora non sono le 100 persone, quindi tutto sommato ci sono certo dei promotori, è fisiologico, è nella realtà delle cose, si deve alcune persone che non sono 100 si riuniscono insieme e tentano di costituire il comitato, raccolgono le 100 firme, ipotizzano uno statuto e a un certo punto lo mandano al comune, ovviamente, e questo è stato anche un suggerimento degli uffici, bisogna evitare che a un certo punto arrivino al municipio lettere o comunicazione piena di scarabocchi, che intendo che se mi metto 100 firme dove c'è scritto Pippo Rossi, Franco Bianchi, Antonio Franceschi eccetera con lo scarabocchio e non c'è sta nessun documento di riconoscimento, è chiaro che mi riesce un po' difficile come istituzione. Quando qualcuno si avvicina al municipio gli chiama tu chi sei, mostra di solito un documento di riconoscimento come uno quando va a votare, quindi ripeto, non mi pare, non so se ho toccato tutti quanti i punti, ma mi pare che a un certo punto l'intervento che si proponeva era talmente semplice e nel senso di precisare alcune cose già previste, quindi l'ordinamento precedente non è stato assolutamente stravolto, è stato introdotto qualcosa soltanto per rendere, come posso dire, la rappresentanza più ampia possibile, la partecipazione più ampia possibile e il rapporto col municipio più fluente possibile, in maniera tale che non arrivino lettere, come qualche volta hanno lamentato gli uffici, di tizio che dice per il comitato di quartiere vi comunico che una firma Pippo Rossi che non si sa chi era, chi fosse eccetera, tutto qui, quindi questo era la limitatezza dell'intervento e questo era quanto si intende fare, ripeto, senza stravolgere quella che era la precedente impostazione che già prevedeva il numero dei partecipanti, già prevedeva le elezioni eccetera. Grazie Presidente. Grazie a lei. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto. Allora, non ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano. Sì, grazie Presidente. La faccio per specificare meglio, perché poi avendo parlato per primo e avendo posto a quest'Aula una delle sfumature diverse da quello che poi è emerso nelle conclusioni, e ci tengo a essere a specificare l'astensione del gruppo, perché non siamo contrari all'atto,
Però questa cosa nasce, e anzi capisco e capiamo che c'è una sorta di intervento nel rimodulare ovviamente dei criteri e delle condizioni, ci mancherebbe altro. Però quello che poi rimane è che io mi sono scritto degli esempi, no? Cioè, se per esempio in un comitato di quartiere si fa un censimento, si fa una raccolta firme per un problema, un quadrante di 10.000 abitanti parlo, non di 100 ovviamente, e poi vengono qui e ci portano 400-500 firme perché decidono in una direzione, ma non sappiamo gli altri 9.500 quelli che pensano, io non mi sento di dire che sia rappresentativa quella cosa, perché non sappiamo effettivamente dall'altra parte quale fosse, quale potesse essere il risultato. Quindi questa distorsione non è colpa ovviamente della politica e dell'istituzione che cerca di dare un contributo, è ovvio, ma proprio è intrinseca della diciamo della situazione di tutti i giorni, della vita normale. Cioè è normale che se io non voglio quella cosa dovrei avere, secondo me, no, un numero sufficiente, più della metà di quel quadrante che mi rappresenta. Se ce l'ho molto basso non posso dire che, e questo per evitare che qualcuno possa essere rappresentativo della sua immagine e non del senso comune. È ovvio che questo discorso, questo intervento può essere strumentalizzato, io lo so, già me l'aspetto da parte dei comitati, io ho direttamente delle conoscenze con i comitati e con i presidenti, ci mancherebbe altro, però il presidente di un comitato di quartiere, che quindi rappresenta un quadrante, non deve essere responsabile di quello che propone e quello che fa, perché a volte questa distorsione sembra che il presidente del comitato di quartiere sia, capito, quello che deve comunque, no, porre delle come si dice, delle questioni al municipio, e se non lo fa sul territorio gli vanno contro, come se fosse responsabile di quella linea politica o di quell'indirizzo politico, no? Parliamo di polis, non di partito. Invece no, il comitato di quartiere è quello che dice: guarda che lì c'è quella inefficienza, fate qualcosa, scrive a nome di un quadrante, e poi è la politica che deve dare risposte. Cioè, quando sento dire che alcuni comitati hanno partecipato a bandi o a finanziamenti e sono forma giuridica, a me mi preoccupa questo fatto, perché dico: ma che è il comitato che deve comunque farsi promotore? È l'amministrazione che, sollecitata dal comitato, deve dare risposta. Se non arriva la risposta dell'istituzione, l'istituzione ha fallito. Cioè, questo voglio dire, a volte sembra che si confondono i ruoli, però poi questo è un mio pensiero, ma non è che ci deve essere un comitato di quartiere se si fa la voragine a Via Nocera Umbra e il comitato di quartiere lo dice, la politica dice lo fa perché ha detto il comitato di quartiere, l'istituzione lo deve fare perché lo deve fare. Cioè, può anticipare il comitato, cioè il fatto di gente che abita lì e che vede prima di tutti il problema, questo è importante, ma non va condizionato il riferimento del... No, non ho detto che lo condizionato, ho detto non va condizionato, è un modus di pensiero diciamo generale. Se avete seguito capite perché dico questo. Cioè non va condizionato, dice: oddio, tu l'hai detto, allora mo tu vai tutti i giorni al municipio, finché non lo fanno è colpa tua se non lo fanno. No, il comitato di quartiere deve essere una cosa naturale, deve essere una cosa lineare. E quando... Sì, sono scaduti 3 minuti in questo, grazie, momento. E quando dice appunto il consigliere Roy, diceva giustamente, questo va fatto, la trasparenza, ha messo in giro, ha detto come funziona, come si determina, tutto quanto va benissimo. A me mi rimane solo quella confusione, a noi ci rimane quella confusione di dire da dove si è partiti a dove si arriva, nonostante la buona volontà di un atto chiaro che percepiamo. Le confusioni dei ruoli, a volte, cioè, come si dice, no? A volte, chiudo, la magistratura fa la politica e la politica non fa la magistratura, cioè i ruoli si intersecano, non va bene, chiaro, le leggi li fa il Parlamento, la magistratura deve eseguire le leggi, non che fa la politica la magistratura, e lo sappiamo, no? Mo è un esempio molto alto per dire che ognuno ha il suo compito, però non, a volte questo compito mi dà la sensazione che venga un po', come si dice, modificato, gioco forza, non per volontà,
ma perché poi ci sono delle competenze e uno sembra chissà che cosa deve fare. Per questo motivo, ripeto, c'è questa astensione, non perché ce l'abbiamo contro i comitati, contro una rappresentanza che è naturale, ovvia, c'è sempre stata, come qualcuno ha detto, non è che ce lo ricordiamo oggi, nonostante la bontà dell'atto, però rimane un po' questa cosa che probabilmente sarà difficile delineare, un campo dove c'è difficile da fare una diversificazione, lo sarà anche dopo, però intanto questa Giuliano, la devo proprio interrompere. Grazie. Perché sono 5 minuti. Grazie. Quindi si astiene. Ok, prossima dichiarazione di voto. Non ce ne sono altre? Ah, Toti. Non vedevo la manina. Sì, io già mi sono espresso nell'intervento precedente, qualche cosa voglio ribadirla però. È una regolamentazione quella che diamo oggi, linea guida come qualcuno l'ha chiamata, come la chiama anche qui nella proposta che noi facciamo oggi di deliberazione, comunque che ha una continuità rispetto, io ho letto quella precedente, c'è una continuità. Però fa delle correzioni che io penso diano più autorevolezza, più rigore, più forza a quello che è oggi il riconoscimento che noi diamo al comitato di quartiere. Riconoscimento che deve essere sempre maggiore. Poi una cosa, il discorso del riconoscimento e del rapporto che come istituzione dobbiamo avere con i comitati di quartiere, e su questo io voterei contro, nel senso che poi i comitati di quartiere più volte mi hanno detto la loro sofferenza rispetto al confronto col municipio, è una cosa però è il voto su questo atto. Su questo atto come si fa a essere contrari? Cioè quando noi mettiamo maggior rigore perché l'elezione e noi diciamo valida se sia nella presentazione e sia nell'atto dell'elezione siano presenti 100 persone e diamo pubblicizzazione che non c'è mai stata. Spesse volte i comitati di quartiere hanno giocato su questo discorso e oggi non si può più giocare su questo, cioè ci deve essere pubblicizzazione e in questo ci deve essere la forza del municipio che deve chiaramente con pubblicizzare attraverso il sito, ma anche in altri momenti, perché bisogna esaltare questo momento di partecipazione. Perciò ecco, diciamo rispetto a questo, qualcuno poi ha parlato circoscrizioni ed altro, è chiaro che noi non siamo comune, se fossimo comune noi saremmo un comune di 300.000 abitanti, a Firenze e a Bologna c'è decentramento, è chiaro che oggi senza poteri possiamo soltanto pensare a un discorso serio di rappresentanza territoriale, di partecipazione e comunque di interpretazione da parte dei comitati di quartiere di quelle che sono le esigenze e le necessità del territorio. Perciò al centro i comitati di quartiere, non ci deve essere politicizzazione nel comitato di quartiere come purtroppo c'è stato nel passato anche forte, e rispetto a questo ci sono delle indicazioni precise in questa delibera che noi andiamo a votare. Perciò voglio dire favore rispetto a questa delibera, insofferenza rispetto a quello che è stato nel passato e che ancora oggi il rapporto difficile fra municipio e comitati di quartiere, come ho detto, insofferenza dei comitati di quartiere rispetto alle risposte che ha dato finora il municipio. Perciò su questo atto e solo su questo atto noi votiamo a favore. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Onorevoli consiglieri, nel merito io ci sono entrato in modo puntuale prima, per quanto si voglia dire che tutto è rimasto come prima, non mi sembra. Le modalità per istituire un comitato di quartiere sono cambiate. Noi non è che diciamo, abbiamo detto cose diverse o diversissime, abbiamo posto, dice non è vero, abbiamo pure scritto al punto tale che in commissione dopo averla scritta la dichiarazione, quindi io scrivo, non sono un maestrino,
ma sono un professorino magari, ecco, perché qualche battuta io poi l'appunto. Abbiamo scritto, però, nella sua gentilezza che la contraddistingue, ha detto che veniva nella commissione successiva in cui alcune cose venivano riguardate. Cioè, voi, non cambia il mondo, per carità, non è che abbiamo assodato che l'impianto è cambiato. E allora noi diciamo che alcune cose non andavano bene, si discute con tutti, bisogna avere il rispetto di dire che sui regolamenti, come l'abbiamo fatto noi negli anni sempre, questo è un regolamento che l'ha formulato la consigliera Lancia, ascoltando i comitati, la commissione, l'assessore, e ha tirato fuori un regolamento necessario per migliorare il rapporto sul territorio dei comitati rispetto al municipio. Fine. Oggi che mi si viene a dire che non è cambiato la modalità per formulare e definire un comitato di quartiere, diciamo una menzogna, perché l'articolo 8, l'articolo 3, insomma, sono diversi. Quelle diversità che abbiamo notato, e del resto qualche presidente di comitato fortemente li ha proposti, ma fiducioso, visto che era un regolamento, sono usciti dall'aula delle commissioni dicendo che non andava bene. Non capisco questa presa di posizione. Di che cosa avete vinto le elezioni? Anche grazie ai comitati, perché non è che i comitati non hanno votato, hanno votato pure. Allora, mi può dire l'espressione di parere? L'espressione di voti, pertanto, intanto voto. Noi, come sapete, da molti mesi non votiamo alcun atto che arriva da... Siamo oltre già, veramente, non votiamo alcun atto che arriva dal municipio. Noi non votiamo per una questione di statuto e di regole non rispettate. Oggi assistiamo quindi a una definizione di un altro regolamento che invece muta e cambia in ordine. Io non voglio mettere becco sugli interessi. Dichiarazione di voto, consigliere Ciancio, oggi state abusando della mia pazienza, perché ci sono 3 minuti, ne state prendendo troppi. Dichiarazione di voto, favorevole, contrario o astenuto? Al voto, grazie. Benissimo, prego anche i successivi di essere sintetici, chiunque sia, di usare i 3 minuti e di non divagare. Voglio un'espressione di voto, una dichiarazione di voto. Assistiamo a questi comizi che veramente penso in futuro dovrò tagliare, veramente è una cosa insostenibile. Sì, consigliere Candigliota. Grazie presidente. Allora, fermo restando che credo che il presidente abbia già avuto modo di esplicare perfettamente al dettaglio la situazione, quindi credo che alcune dichiarazioni che vengono dopo forse non sono neanche... Allora, sono due le cose: o non vengono recepite nel modo idoneo, oppure vogliono essere travisate. E allora questo, proprio per questo io vorrei proprio ribadire il concetto che quello che è stato detto fino adesso dal presidente di commissione invece confluisce su una realtà dei fatti. Oltretutto volevo fare anche un chiarimento che noi non veniamo votati dai comitati di quartiere, ma da tutti i cittadini, e questo lo chiarisco perché forse magari si può anche diciamo travisare anche questo, siccome che qua stiamo sempre travisando più nozioni, voglio essere un po' chiarificatore. Detto questo, il movimento ovviamente sarà a favore, ovviamente, perché promuoviamo siamo sempre a favore della trasparenza soprattutto e dell'inclusione, quindi io credo che sia fondamentale. Poi farei una piccola e vado a chiudere, una piccola conclusione dicendo che si è parlato ad esempio delle numerazioni, quindi dicendo che quei 100 magari erano pochi, c'era chi diceva che erano troppi,
ho visto anche dagli stessi consiglieri, anche d'opposizione, chi diceva che 100 erano troppi, c'è chi diceva che erano troppo pochi, ma anche dello stessa, diciamo, casata politica. Quindi voglio dire, alla fine questo può essere opinabile. Allora, siccome che noi siamo andati a diciamo così chiarire alcuni punti di delle linee guida che già erano in essere, vorrei, e come già spiegato bene e ampiamente dal Presidente, vorrei solo dire che a volte forse la visione collettiva non è quella del singolo, quindi bisogna un attimino anche guardare ampiamente e un po' più in là del proprio naso. Quindi per questo noi siamo favorevoli alle linee. Grazie. Bene, a questo punto, esaurite le dichiarazioni di voto, direi di passare alla votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Allora, viene approvato con 12 voti favorevoli, nessun contrario, 3 astenuti, e ci sono 3 consiglieri che invece non partecipano al voto: Ciancio, Biondo e Stelitano. Chiedo adesso invece per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Stesso risultato di prima. Cosa? No, per la votazione non servono i numeri, servono solo per Ok. Quanti siamo? Quanto è? Quanti siamo? Non è un problema, ci vorranno 10 giorni invece che domani, non è un grande problema. Ma mi scusi Presidente, perché per l'eseguibilità ci vuole il numero... Sì, la metà più uno. Cioè non basta che una parte superi quell'altra come nelle votazioni normali? No, per l'immediata eseguibilità no. Vabbè. Va bene, non c'è problema, non credo che sia un problema di grande... Allora... Andiamo all'ultimo punto di oggi, che è la proposta di deliberazione avente ad oggetto regolamento per la partecipazione pubblica, forum partecipativi e albo della partecipazione. Lascio la parola a un consigliere Pompei, oggi lei veramente è la sua giornata, sì, ha facoltà di parola. Chiedo scusa Presidente, un attimo solo. Allora, grazie Presidente, innanzitutto. Chiedo la verifica del numero legale, mi perdoni. La verifica del numero legale, non siamo 12? Ma il numero legale serve per votare, non per stare in aula. Infatti, consigliere, non per stare in aula, quando è il momento di votare, ma voglio dire... Lo chieda il numero legale, non serve in questo momento. Quando sarà il momento di votare ci conteremo. Ciancio, ogni tanto solo legga il regolamento. Allora. Mi scusi, lo chieda. E tutti escono, ma può uscire anche lei. Non è che, voglio dire, per discutere ci possono stare poche persone, non è importante. Allora andiamo avanti. Proceda Pompei, mi dispiace che è stato interrotto. Io le ridò la parola e parta da adesso. No, cercherò, visto il tempo che abbiamo già dedicato al primo, cercherò di essere rapido in questa cosa. Questo in effetti, questo regolamento della partecipazione forum parte, è stato uno dei primi atti della nostra giunta. In realtà con ordinanza numero dell'ottobre del 2016 venne costituito un tavolo di lavoro che procedette a diverse riunioni, tavolo di lavoro che venne convocato tra
diversi rappresentanti dei comitati di quartiere, guarda caso. C'erano Gruppo Partecipa, c'era il comitato di quartiere statuario, c'era l'Osteria del Curato, c'era il Mandrione. E poi c'erano ancora dei cittadini e venne costituito questo tavolo. Posso chiedere per favore un po' di silenzio, veramente è difficile ascoltare. I consiglieri che vogliono parlare possono andare fuori dall'aula, perché non, è veramente difficile. Posso andare avanti? Portò avanti il suo lavoro e raggiunse delle conclusioni. Nel frattempo era però intervenuta l'approvazione del nuovo regolamento del municipio. Quindi il primo atto che venne fatto fu mettere in relazione le conclusioni del che provenivano dal tavolo di lavoro con quelle che erano le previsioni del regolamento municipale. Su questo confronto è andata avanti questa stesura del regolamento della partecipazione, che ha avuto diverse fasi. Abbiamo avuto un regolamento che è stato approvato, una prima approvazione a giugno, che però non trovò poi la facilitazione da parte degli uffici, che a un certo punto vedevano in questo regolamento degli oneri amministrativi che vennero ritenuti non facilmente sopportabili, anche forse per una diversa visione. Il forum veniva visto dalla parte tecnica come se fosse un qualche cosa di esclusivamente politico, e quindi in tale ambito dovesse essere in qualche modo svolto e portato a compimento. Quindi ci sono state diverse versioni. Si è passati attraverso un intervento dell'ufficio consiglio, avrebbe dovuto fare da supporto amministrativo, poi si è pensato di dare questo supporto amministrativo a un consigliere appositamente delegato, poi si è pensato di farlo fare agli assessorati e poi alla fine si è pensato di poterlo svolgere tutto sommato da un organo, dalla parte amministrativa dell'ufficio di presidenza. Quindi questo è stato un po' la storia. Il provvedimento ovviamente tenta di dare voce alla cittadinanza per quanto riguarda questioni specifiche che possono riguardare quel territorio, tant'è che nel procedimento di determinazione del forum, a un certo punto vengono chiamati, fa parte direttamente, i comitati di quartiere ne fanno parte obbligata. Non so se mi debbo... se devo illustrare tutto quanto il regolamento, ha avuto tante pubblicazioni e tanti esami in commissione che a un certo punto mi verrebbe ultroneo proprio mettermi qui a discuterlo punto per punto. Magari preferirei lasciare all'ultimo intervento, quando hanno parlato le diverse componenti del Consiglio, in maniera tale, se c'è qualche dubbio ancora, di dirimerlo. Tutto qui, grazie Presidente per ora. Ci sono interventi? Allora, intanto informo che è stata chiesta la possibilità di intervenire da parte di una persona del pubblico. Per regolamento non concedo mai la parola durante il consiglio. Assolutamente la parola verrà data a fine consiglio, come sempre facciamo, ascoltiamo tutti, non c'è nessun problema. Però il consiglio non è un dibattito, ci sono altri momenti di dibattito come le commissioni che possono essere tranquillamente interrotte, quindi la parola alla fine, come da regolamento e come da procedura standard. Grazie intanto al Presidente Pompei. Io andrei avanti chiedendo se ci sono ulteriori interventi. Se non ci sono interventi e passiamo alle dichiarazioni di voto, a questo punto la cosa da fare è valutare se ci sono tutte quante le persone per procedere ad una votazione. Procediamo alla conta dei consiglieri per capire. Non c'è più.
per capire che su un regolamento sulla partecipazione cioè le opposizioni se ne vanno, che questa è una bella partecipazione, Presidente. Sì, allora siamo già, non ci sono più. Cioè, grazie per questo favore che ci fate, tra l'altro. Non ci sono. Da chi? No. Allora, intanto se ci sono altri interventi possiamo ascoltare, grazie. Ci sono interventi? Scusi Presidente, richiamo al regolamento. Se un consigliere chiede la verifica del numero legale, si blocca il consiglio e si fa il numero, si fa l'appello. Se poi c'è il numero legale, si continua il consiglio, se no il consiglio è chiuso. Grazie. Consiglio di rileggere bene, il numero legale può essere chiesto ma serve solo nella votazione, quindi era inutile in quel momento, non lo voglio ripetere più, andiamo avanti perché il numero legale serve al momento della votazione, ho l'ufficio consiglio che me lo sta ripetendo da circa 15 minuti, allora serve al momento della votazione, non mi fate perdere la pazienza veramente perché ce ne vuole troppa. Si poteva tranquillamente contare, era inutile ed improprio in quel momento la conta. La conta avviene nel momento in cui il numero legale serve. Quindi se il consigliere la chiede e non serve, il consigliere si rassegni. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Grazie Presidente. Fermo restando che le opposizioni sono ancora dentro l'aula e quindi vorrei chiarire che come diceva poc'anzi il consigliere, se questa è la partecipazione che abbiamo sempre proclamato e che alla fine invece è questa la dimostrazione reale che l'opposizione quando si tratta di partecipazione, quindi stiamo parlando di una cosa fondamentale per i cittadini, fugge, perché di questo si parla, sono fuggiti e questa è la dimostrazione di quanto tengono ai cittadini e questo è quello che si è derivato nel tempo, ecco perché noi allo stato attuale denunciamo questa cosa in quest'aula, proprio perché... Perché non si dica che poi, dopo, il Movimento 5 Stelle non è a favore invece dell'inclusione dei cittadini e nelle decisioni, cosa che dovrebbero farlo anche loro per primi, essendo opposizione e tutelando comunque quello che dovrebbe essere una maggioranza, quindi noi dovrebbero dire la loro, invece non la dicono, escono dall'aula. Questa è la dimostrazione della partecipazione. Bene, questo oggi è stata l'ennesima dimostrazione dell'opposizione per non essere a favore dei cittadini. Grazie. Esatto. Sì, sì, lo sappiamo già. Allora, a questo punto, se non ci sono ulteriori interventi, si va in dichiarazione di voto. E ripeto la procedura, si va in dichiarazione di voto, se non c'è il numero legale, come al solito, si aspettano i 30 minuti, così mi stanno rassicurando, per vedere se si riesce ad ottenere il numero legale. Tra 30 minuti, se non c'è il numero legale, l'atto viene portato alla successiva seduta di consiglio. Tutto qui, quindi contiamo, diamo la... No, non fa numero legale. Andiamo per l'appello? Sì, andiamo per l'appello. Lozzi. Scusi Presidente, un attimo, ma cioè, c'è l'appello quando si vota? Siamo in discussione perché si deve fare l'appello? No, ho chiesto se c'erano altri interventi, non c'erano altri interventi. Sì, allora. Perdonatemi. Ma state fuori voi, che volete? Senta, Presidente. Cioè, non credo che sia... Ci sta così qua, ma in alto. Chiedo scusa Presidente, stava parlando, non voleva interromperla, comunque avevo alzato la mano per fare un intervento. Ci sono veramente sì. Le telecamere, se hai alzato la mano? No, si preoccupi, può capitare. No, non si. Grazie, allora io voglio fare questo intervento e confermare...
scusi. Come dichiarazione. Allora, consigliera. Allora, non c'è nessun problema, Presidente, per favore. Io... Adesso si fa l'appello perché io non ho visto l'alzata di mano. Me ne scuso. Non ho visto l'alzata di mano. Quindi ho chiesto la dichiarazione di voto e si va in dichiarazione di voto. Dovendo votare, adesso c'è bisogno di rifare l'appello. Tutto qui, molto serenamente. Facciamo l'appello. Lozzi. Alabiso. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone. Cerconi. Ciancio. De Chiara. Giannone. Giuliano. Gugliotta. Guido. Gunnella. La Zazzera. Lazzari. Pompei. Principato. Rinaldi. Stelitano. Tosatti. Toti. Tripputi. Vitrotti. Zitoli. Presente. 10 11, non c'è un numero reale. Tra mezz'ora il secondo appello. Rimanda a tra mezz'ora. Le 11:49, quindi sono concessi 30 minuti per la ripresa dei lavori. Allora, do subito la parola alla dottoressa Amato per l'appello. Lozzi. Alabiso. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone. Cerconi. Ciancio. De Chiara. Giannone. Giuliano. Gugliotta. Guido. Gunnella. La Zazzera. Lazzari. Pompei. Principato. Rinaldi. Stelitano. Tosatti. Toti. Tripputi. Vitrotti. Zitoli. Presente. 12 presenti. Benissimo, 12 presenti più la Presidente, possiamo aprire la seduta. Quindi eravamo alla dichiarazione di voto. Quindi andiamo con la dichiarazione di voto, consigliere Giannone. Grazie Presidente, volevo attendere le altre dichiarazioni, ma vedo che le opposizioni hanno lasciato l'aula e questo atteggiamento realmente lo trovo molto, 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 diciamo, vorrei usare un termine forte, ma irresponsabile, esatto, irresponsabile specialmente in un momento in cui stiamo discutendo e votando un regolamento per la partecipazione pubblica e qui vedo che a partecipare alla discussione è solamente il gruppo Movimento 5 Stelle. Evidentemente che i cittadini partecipino alla cosa pubblica non interessa granché. Ne prendiamo atto con molto rammarico perché è importante ascoltare i propri cittadini, non solo quando sono propri elettori, ma soprattutto in un momento in cui elezioni non ve ne sono e i cittadini rimangono con i propri problemi. Ecco, noi invece riteniamo la partecipazione un elemento importante, per questo motivo abbiamo messo mano a un regolamento, per questo motivo lo abbiamo portato in quest'Aula e per questo motivo siamo qui imperterriti a discuterlo e a votarlo. È un atteggiamento questo delle opposizioni che ci lascia molto basiti ed è un comportamento che noi stigmatizziamo perché significa semplicemente utilizzare gli strumenti per... Siamo in dichiarazione di voto, io lo ricordo. Sì, però la situazione è veramente incresciosa e vergognosa, vergognosissima. Ad ogni modo, quindi dicevo, stigmatizzo questo comportamento delle opposizioni e noi come maggioranza ci prendiamo l'onere di portare avanti il discorso e quindi farò la mia dichiarazione di voto che è chiaramente a favore. Il Movimento 5 Stelle
voterà favorevolmente quest'atto che tuttavia ci siamo trovati a discutere solo tra di noi, avremmo voluto che anche un confronto in aula su questo tema, ma ce ne faremo una ragione. Gioco forza sarà il regolamento della partecipazione di cui questo municipio si doterà. Ribadisco la nostra sì, è tempo scaduto, Giannone. Alla proposta, grazie. Allora, intanto procedo alla rinomina di uno degli scrutatori perché la consigliera Cerconi non è più presente. Consigliere Guido, lei è già scrutatore, anche la Zazzera, quindi a questo punto aggiungiamo Rinaldi e abbiamo i nostri scrutatori. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Benissimo, quindi viene approvato l'atto. Sì, la facciamo lo stesso la prova. Contrari? Astenuti? Bene. Atto approvato, votiamo adesso l'immediata esecuzione dell'atto, l'eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Concessa. Possiamo dire che è concluso qui il consiglio di oggi. La seduta termina alle ore 12:25.